Prova, prova. Prova.
lo so, non, io non so, sono uscito con lui presto, per cui, anzi devo mandare poi l'email al vice, devo ricordare. Che bello. Quindi non è mai stato tecnici, no? E si è andata la via a luna senza aver aggiustato niente, ho trovato un video. L'ha fatto un bacino di video. Dove si stanno facendo le sedute di laurea, per dove si facevano prima del Covid. Sono contento perché la media di loro non ho preso anche oppure c'è con un modo che no, dico per me no, oppure c'è anche qualche ragazzo doveva
Anche la gente quando ti arrivi in un anno. Quelli che si iscrivono, poi non vengono, è stato per il gioco, no? Pronto? Sì, mi sopporterete. Non mi dà, no, io devo dire la verità. Allora, passato il quarto d'ora accademico, io direi che possiamo iniziare. Innanzitutto, ragazzi, grazie della presenza, soprattutto dell'età media così bassa, presenti in aula. Mi immagino che streaming sia lo stesso, abbiamo anche un po' di gente collegata via streaming, perché a causa delle numerose prenotazioni. È un piacere enorme avere oggi qui a Siena il professor Corrado Sinigaglia, che mi ha mandato prima il suo curriculum, ma abbiamo deciso di fare una cosa più friendly, per cui vi dico solo che è filosofo, è professore ordinario di filosofia della scienza all'Università di Milano,
e che è, direi, un filosofo della scienza che sta provando, che sta facendo con successo uno shift di paradigma, no? Un cambio di paradigma, perché a mia conoscenza perlomeno è l'unico filosofo che esercita la sua professione in un istituto dove ha un laboratorio di neurofisiologia, cioè un filosofo che studia veramente quello che succede dentro il cervello in determinate condizioni legate soprattutto al controllo motorio, all'interazione sociale, a cercare di capire, diciamo, le relazioni che noi abbiamo con lo spazio peripersonale, con lo spazio che ci circonda. Per cui ovviamente noi come neuroscienziati che ci occupiamo fortemente anche della parte cognitiva non possiamo che condividere, e anche come, diciamo, ingegneri che studiano gli stessi problemi da differenti punti di vista, non possiamo che avere dei punti di contatto enormi e che stiamo, direi, scoprendo. Tutte le volte ci si incontra e ne scopriamo qualcuno di nuovo, no? E non ultimo, il professor Sinigaglia fa uno dei lavori anche più belli del mondo, perché divulga la scienza e aiuta gli altri a divulgarla, perché è il curatore, insieme a Telmo Pievani, della collana Scienza e Idee di Raffaello Cortina Editore di Milano, che credo sia, no credo, sono sicuro, insomma, diciamo, è la casa editrice, diciamo, che ha una preoccupazione della divulgazione scientifica più importante che abbiamo in Italia e forse addirittura in Europa. E in questo sta continuando l'opera che aveva iniziato il professor Giorello, che è venuto a mancare l'anno scorso. Basta, io mi fermo qui e comincio anch'io ad ascoltare con piacere questo seminario, che spero che, a differenza delle nostre lezioni di fisiologia, che sia ricco di domande alla fine. Un po' di spazio per le domande ce l'avremo. Prego, Corrado. Se riesco a far partire il microfono, perché... Aspetta, ok. Sì. Mi sentite? Sì. Beh, io innanzitutto lasciatemi ringraziare il professor Rossi, che da cui mi lega, oltre che una grande stima, anche una profonda amicizia, ed è un enorme piacere essere qui con voi oggi, in una sala così bella, soprattutto sapere che questa è l'Aula Magna Nuova, non oso pensare cos'è quella vecchia, la nostra nuova Milano è molto più grande, ma molto meno bella. Il titolo della mia relazione... solo una premessa. Potete interrompermi ogni volta che volete, normalmente alzando la mano e poi parlando, ma anche se l'ordine cambia non è rilevante. Se sono però domande più concettuali che richieste di chiarimento, magari al fondo, però in ogni caso interrompetemi ogni volta che lo ritenete opportuno, soprattutto se non sono chiaro. O se c'è qualcosa che non è chiaro, perché naturalmente dipende da me e non da voi, quindi nessun problema. Allora, il titolo della mia relazione oggi è Quando la filosofia incontra le neuroscienze, e in realtà era anche viceversa, ma era troppo lungo, quindi mi sono fermato qua. L'idea è quella di cercare di vedere in che misura è possibile parlare non semplicemente di una filosofia delle neuroscienze, ma di una relazione feconda tra la filosofia e le neuroscienze, in questo caso le neuroscienze cognitive. Ci sono vari modi in cui questo incontro può avvenire. Uno è classico, almeno dal punto di vista della filosofia, è quello per cui la filosofia in qualche modo potrebbe fornire un fondamento alle neuroscienze cognitive. Da un lato ci sono vere e proprie linee di ricerca in questa direzione, è una delle direzioni più seguite, c'è un famosissimo libro di Bennett Hacker, che sono fondamentalmente due filosofi, che cercano di mostrare come nell'immagine che le neuroscienze cognitive danno di se stesse ci sono tutta una serie di problemi di natura filosofica che, se non risolti o quantomeno se non affrontati, minacciano di
vanificare la stessa impresa neuroscientifica. Un'altra questione, e quindi l'idea è fondamentalmente i filosofi fanno una sorta di lavoro concettuale sull'immagine che le neuroscienze hanno di se stesse su alcuni concetti fondamentali. Fondamentalmente l'idea è spesso i neuroscienziati presentano i loro risultati all'interno di framework concettuali non necessariamente coerenti, e allora il lavoro filosofico è quello di coerentizzare il framework concettuale della ricerca neuroscientifica. L'altra discussione classica è quella sulle questioni metodologiche. Classica, e non è una questione, quando io parlo di philosophical discussion non necessariamente fatta solo da filosofi di professione, anzi oggi molti neuroscienziati stessi sollevano tutta una serie di questioni, tipicamente la replicabilità. Voi sapete il grande problema della replicabilità sperimentale, la replicabilità soprattutto in esperimenti di psicologia, ma anche il grande problema della replicabilità degli esperimenti di risonanza, di TMS e quant'altro, no? E quindi come ovviare, perché l'idea è che fondamentalmente una delle caratteristiche principali del metodo scientifico è la replicabilità. E quindi c'è un problema di replicabilità che nell'ambito delle neuroscienze cognitive è maggiore che in altri, no? Oggi sappiamo, cioè è uscito poco tempo fa uno studio che in realtà è più in generale nell'ambito delle scienze della vita, è un problema non banale, il problema della replicabilità. La significatività statistica, c'è tutto un dibattito, forse a voi interessa meno, ma molti filosofi discutono molto su qual è la soglia di significatività statistica rilevante, se quale dobbiamo adottare e via dicendo. Terzo punto, il grande problema della risonanza, ma non solo, in che misura siamo legittimati a fare le inferenze inverse, cioè non passare da processi psichici a stati cerebrali, ma da stati cerebrali a processi psichici e via dicendo. Questo è un dibattito in cui filosofi e neuroscienziati lavorano insieme. Fondamentalmente molti temi a volte interessano più i filosofi che i neuroscienziati, ma oggi molti di questi temi sono all'ordine del giorno in moltissimi seminari o anche talk neuroscientifici. Per esempio tutta l'idea, per esempio, della replicabilità è un tema molto dibattuto, sul fatto che sempre di più vengono pubblicati lavori che sono fatti su laboratori indipendenti, sul fatto che più laboratori si mettono insieme per testare vari tipi di ricerche. Un altro modo in cui la filosofia e le neuroscienze cognitive si incontrano è che la filosofia fa uso delle neuroscienze cognitive. C'è tutta una branca della filosofia che oggi è molto, come direste voi, trendy, anche noi lo diciamo, soprattutto negli Stati Uniti, che si chiama experimental philosophy. L'experimental philosophy è una prassi, una disciplina all'interno della filosofia tout court, che sta, soprattutto negli Stati Uniti, sta prendendo sempre più corpo. Hanno fatto un survey recente, poco tempo fa, David Chalmers e altri grandi filosofi, andando a testare la comunità filosofica mondiale, vedendo per esempio che le pubblicazioni in experimental philosophy sono cresciute del 30% negli ultimi 5 anni. Che è tantissimo all'interno della panorama delle pubblicazioni filosofiche. E l'experimental philosophy è l'idea fondamentalmente di dire noi non ci basta semplicemente fare analisi concettuale, fare la cosiddetta psicologia del tavolino, noi ci sediamo, pensiamo che cosa sia immaginazione, percezione e quant'altro. Vogliamo anche andare a vedere quali sono le intuizioni che le persone hanno su alcune categorie, per esempio che cosa significa intenzionale, come attribuiamo la responsabilità di un'azione, eccetera, eccetera. Molte delle experimental philosophy usano una serie di tecniche o di metodi, per lo più di carattere sperimentale, tratto fondamentalmente dalla psicologia più che dalle neuroscienze in senso lato, ma l'idea è che è una branca specifica della filosofia, un modo specifico di far filosofia, quello di utilizzare metodi sperimentali in modo per risolvere problemi filosofici. Quindi non è una cosa che riguarda i neuroscienziati, non è fondazione della, è una direzione opposta, prendi metodi dalle neuroscienze per risolvermi i miei problemi. In ultimo, c'è una terza prospettiva, che è quella di gran lunga meno praticata, devo essere onesto, molto 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 meno popolare tra i filosofi, che è quella di cercare di fare filosofia e neuroscienze in tandem, cioè insieme. Questa citazione è da uno dei più grandi filosofi che ha lavorato nell'ambito delle scienze cognitive, che è Alvin Goldman, adesso ha una certa età,
ma vi posso garantire che è stato uno dei pionieri in questo campo, che scriveva così: i filosofi della scienza, inclusi i filosofi delle scienze cognitive, ma noi possiamo tranquillamente dire delle neuroscienze cognitive, possono contribuire al campo, a un campo di ricerca, proponendo, raffinando, sistematizzando teorie e aiutando ad analizzare le scoperte che vengono fatte nelle varie discipline. Questo è di solito il modo in cui i filosofi pensano di poter collaborare, no? Andare a spiegare agli scienziati quello che loro stanno facendo. È quello che rende il filosofo particolarmente irritante. Nella mia analogia preferita, però, i filosofi delle scienze cognitive si riferiscono ai neuroscienziati empirici nello stesso modo in cui i fisici teorici stanno ai fisici sperimentali. Cioè non è qualcuno che sta fuori dal campo, ma è qualcuno che sta nel campo e sta nella stessa relazione, ma aggiunge i teorici si creano e appunto identificano strutture teoriche che poi vengono messi in relazione con i dati sperimentali, mentre gli sperimentalisti hanno quello come primario, come lavoro primario, quello di generare i dati, però fanno parte dello stesso campo di ricerca. E poi c'è la frase. Ovviamente, alcuni individui perseguono entrambi i tipi di ricerca in tandem. Che cosa vuol dire in tandem? Vuol dire, fondamentalmente, non confondere i piani della ricerca. Fare filosofia è diverso da fare neuroscienze cognitive, in senso stretto. Ma cercare di far sì che la ricerca neuroscientifica possa trarre rendimento dalla riflessione filosofica e viceversa. Perseguendole però entrambe, non facendo il filosofo che guarda le neuroscienze, entra nel lab e spiega al neuroscienziato, non mettendosi a discutere semplicemente di metodologia, ma cercando di fare entrambe le cose, sapendo che le due cose sono diverse, ma sapendo anche che possono interagire tra di loro. Vi farò, l'idea è un po' quella di arrivare a avere sia la costruzione di una teoria, di un'ipotesi, e anche però i metodi per validarla, cercando di integrare le parti migliori sia dell'analisi concettuale che della pratica sperimentale. Un modo per farlo è utilizzare l'analisi concettuale per rompere, per mettere in discussione alcuni presupposti che in ambito filosofico o in ambito delle neuroscienze cognitive vengono dati per scontati, cioè andare a puntare il dito là dove molti danno per scontato alcune cose, usare l'analisi concettuale per vedere se vale la pena dare per scontato quello che viene dato per scontato e poi esplorare congetture nuove e cercare di, se possibile, creare nuovi task, nuovi metodi per metterle, per testarle in maniera sperimentale. Naturalmente, e infine vedere se ci sono poi delle implicazioni che le scoperte possono avere sull'analisi concettuale. Vedete, per lungo tempo la pratica sperimentale è l'analisi concettuale. L'analisi concettuale vuol dire cercare di chiarire termini che noi utilizziamo non attraverso un'analisi dei concetti di cui noi normalmente ci serviamo per vedere se questi concetti sono solidi oppure no, o sono chiariti oppure no. Quando noi facciamo neuroscienza cognitiva, utilizziamo moltissimi concetti del linguaggio comune, della psicologia del senso comune, percezione, emozione, e pensiamo che tutto il lavoro sia che cosa? Andare a vedere i correlati neurali, quello che succede nel cervello, quali sono i meccanismi che sottendono questo tipo di processi. Come se sul punto di partenza noi fossimo d'accordo, come se fossimo d'accordo, ci fosse un accordo generale sul fenomeno che dobbiamo spiegare. Ma se io vi chiedo che cos'è percezione, che cosa intendete per percezione, che cosa intendete per emozione, a seconda della definizione che voi date, il fenomeno da spiegare cambia. Ci sono teorie molto diverse sull'emozione. C'è chi pensa che siano stati discreti, chi esistano emozioni elementari e non elementari, chi pensano che siano stati continui, chi pensa che il linguaggio delle emozioni è un linguaggio della psicologia del senso comune che va buttato fuori dalla finestra perché dobbiamo parlare di stati che hanno dimensioni diverse, di valenza affettiva o significativa diversa. A seconda della definizione che voi prendete, che ne siate consapevoli o meno, cambia il fenomeno che dovete spiegare. Cioè, molto spesso non ci si accorge che non c'è solo un problema di cosa che spiega il cervello, ma anche cosa che deve essere spiegata. Abbiamo un'intesa su che cosa sia? Vi faccio un esempio banalissimo. Qualcuno di voi conoscerà il dibattito
sulle varie teorie della coscienza che c'è in ambito neuroscientifico. Andate a vedere che nozioni di coscienza usano. Non sono mica tutte confrontabili, non sono la stessa nozione. Spesso la differenza tra le teorie è sulla accezione del termine coscienza che utilizzano, cioè sul tipo di fenomeno che intendono spiegare. Ecco perché l'analisi concettuale può essere utile, per capire se condividiamo un terreno comune di fenomeni che intendiamo spiegare. E il punto C, cioè vedere se ci sono implicazioni per le scoperte per l'analisi concettuale, è qualcosa che a un neuroscienziato cognitivo non interessa, ma io faccio entrambi, cerco di fare entrambi e quindi sono interessato anche a questo punto. Cercherò di farvi vedere, forse il modo migliore è con tre esempi, e sono, mi scuserete, i tre esempi. Non so perché non va. Ok, sono tre esempi che sono i tre esempi che io conosco meglio e la scelta degli esempi è dovuta solo a questo. Ce ne si potrebbero fare molti altri, ma questi sono quelli che conosco meglio. Prendo un esempio dall'osservazione dell'azione, un esempio breve dal mind reading e un esempio breve ancora dall'azione congiunta all'azione condivisa. Parto con l'osservazione dell'azione. Immagino di dire cose che molti di voi sanno e quindi su alcuni punti vado veloce, però se sono cose che invece sono meno conosciute basta alzare la mano, rallento. Credo che almeno dall'inizio degli anni 90 ci sia abbastanza almeno accordo su questo punto, e cioè che durante l'osservazione di un'azione l'osservatore può reclutare risorse neuronali, in questo caso, simili a quelli che recluterebbe se fosse lui a compiere quel tipo di azione. Questo tipo di meccanismo è noto in letteratura come meccanismo mirror o specchio. Non mi interessa adesso discutere tanto su questi punti, poi se volete possiamo discuterne quanto vogliamo, ma mi interessa discutere sul fatto che noi sappiamo che c'è sia nel macaco, sappiamo che c'è in realtà in molte specie animali, sappiamo che questa proprietà è largamente diffusa in molte popolazioni diverse di neuroni, in specie evolutivamente distanti tra di loro, ma io vorrei attirare l'attenzione su un aspetto che per me è particolarmente interessante. E cioè sappiamo c'è una grande quantità di dati che ci dicono che, in maniera chiaramente non definitiva, ma che ci suggeriscono, che l'osservazione dell'azione non solo elicita una risposta a livello cerebrale simile o parzialmente simile a quella che di solito è elicitata nella produzione di quel tipo di azione, ma anche che questo tipo di risposta impatta nella nostra capacità di giudicare l'azione osservata. Alcuni esperimenti, per esempio quello della cifra Rinalto, molto carino, fa vedere che se tu devi giudicare la differenza di velocità relativa tra due soggetti che vedi su un monitor e al tempo stesso stai camminando, cioè stai facendo lo stesso tipo d'azione che stai osservando, il tuo giudizio percettivo è peggiore, la tua valutazione della differenza è peggiore, perché recluti le stesse risorse motorie. Se tu sei fermo oppure stai pedalando su una cicletta, quindi stai facendo anche lì due cose insieme, quindi non è una questione semplicemente attenzionale, questo effetto non c'è. Come è stato trovato per esempio nel lavoro di Casile e Ghise, cioè addestrano delle persone a camminare in modo diverso, con una differenza di fase diversa, e la cosa interessante è che benché queste persone siano addestrate a camminare in questo modo strano, senza avere alcun visual feedback, senza alcun feedback visivo sulla loro performance, il fatto che camminino in quel modo strano gli permette poi di avere un forte miglioramento nella capacità di riconoscere persone che camminano, o meglio, stimoli ottenuti con punti light points, con punti luminosi, che camminano in quel modo. Cioè l'idea è che se io ti modifico la tua expertise, ti modifico anche la tua capacità di riconoscere le azioni, in maniera che più la tua expertise è vicina all'azione osservata, maggiore la tua capacità di riconoscimento, anche se ti induco delle abilità completamente nuove in tempo molto rapido. E anche tanti altri studi, quelli di Urgesi e della scuola un po' di Roma, Udine, Verona, insomma, per dire poi le varie sedi, dove la stimolazione ripetitiva sulla premotoria ventrale dava un deficit di riconoscimento dell'identità dell'azione osservata, si vedevano due azioni
simili o diverse una dopo l'altra, mentre per esempio la stimolazione dell'extra body dell'area del corpo extrastriata dava invece un deficit nel riconoscimento delle parti delle parti del corpo coinvolto, ma non del tipo di azione. E quindi Urgesi e altri parlavano di una dissociazione, doppia dissociazione, tra giudizio percettivo sull'azione rispetto a giudizio percettivo sulle parti del corpo coinvolte. Ci sono tanti, ne ho messi solo alcuni, sono tanti, tanti esperimenti che ti dicono che se modifichi lo stato dell'osservatore o se modifichi lo stato motorio di chi osserva, questa modifica può impattare sul suo giudizio percettivo. A me questa cosa mi ha sempre lasciato perplesso, devo dirvi la verità, pur essendo un punto forte della teoria dei mirror, ma non solo dei mirror, in generale del motorio. Perché mi sono sempre domandato, ma com'è possibile che modificando lo stato motorio dell'osservatore, non necessariamente facendolo muovere, ma modificando lo stato motorio, vuol dire i processi e le rappresentazioni motorie di chi osserva, posso, clausola ceteris paribus, senza che nulla cambi, modificare il suo giudizio percettivo. Dal punto di vista, almeno per un filosofo, ma io penso a cambi, modificare il suo giudizio percettivo. Dal punto di vista, almeno per un filosofo, ma io penso anche a un non filosofo, noi di solito pensiamo che il nostro giudizio percettivo dipenda da che cosa? Dipenda dagli aspetti sensoriali della scena che vediamo, no? Se io dico che il gatto è sul sofà, per fare un celebre esempio, che è la prima frase che uno impara in inglese, quando è che cambio la mia opinione sul fatto che il gatto sia sul sofà? Quando non lo vedo sul sofà, cioè quando l'informazione sensoriale, in questo caso visiva, mi fa accedere al fatto che il gatto non c'è e quindi cambio la mia opinione. Di solito noi cambiamo i giudizi percettivi o informiamo i nostri giudizi percettivi sulla base delle esperienze sensoriali che abbiamo, uditive, visive, tattili. L'idea che noi possiamo cambiare un giudizio percettivo, o meglio, che il nostro giudizio percettivo possa dipendere non da un cambiamento di nessuno degli aspetti sensoriali che vi ho citato, ma del fatto che il soggetto modifichi i suoi processi e le sue rappresentazioni motorie, pur rimanendo simili tutto il resto, a me mi ha sempre lasciato, mi ha sempre colpito e mi sono sempre domandato, ma com'è possibile? Cioè, in che misura posso ipotizzare che qualcosa del genere succeda? Allora, una delle idee, lavorando per un po' di anni, come dire, mi sono tenuto questo dubbio per me, questo puzzle per me. Poi un po' di anni fa ho scritto, neanche tanti, è che i filosofi, immagino la vostra frustrazione quando una volta che sottoponete il lavoro, il referee, normalmente il referee 2 vi manda il lavoro indietro e ci vogliono mesi per arrivare magari alla pubblicazione. Allora, tenete conto che per un filosofo, se il referee ti risponde entro un anno, stappi lo champagne. Okay? La resubmission di solito prende 6 mesi. Okay? No, quando tu ricevi il lavoro e dicono dovete tastivamente risottometterlo, guardi la data, non è nemmeno lo stesso anno, e dici mi hanno massacrato. Poi risottometti, a volte, alla seconda resubmission, il filosofo che ha fatto la prima resubmission non c'ha più voglia di leggere il vostro lavoro, quindi lo mandano a un altro che lo rilegge per la prima volta. Insomma, io ci ho messo 4 anni a far uscire un lavoro e mi era stato preso. Pensate quando non mi prendono. Quindi è per quello che ti sei avvicinato alle neuroscienze. Certo, perché ma adesso nelle neuroscienze vado lenti pure rapide. Qui adesso. Adesso nelle neuroscienze siamo quasi simili. No, scherzo, ma no, davvero, è vero così. Un lavoro in filosofia, riuscire a pubblicare lavori con riviste alte 1 o 2 all'anno, veramente, cioè devi avere molta fortuna. O essere molto bravo, io forse non ho fortuna e non sono neanche molto bravo. Però l'idea che ci è venuta in mente, riflettendo varie volte, mi ha detto, ma non è che in realtà funziona proprio come il gatto sul sofà? Cioè, che noi abbiamo un bias per cui fondamentalmente l'esperienza che noi abbiamo e chiamiamo percettiva è fondamentalmente e unicamente sensoriale. Ma non è che in realtà processi di tipo motorio possono informare l'esperienza che noi abbiamo in maniera tale che i giudizi che noi diamo siano motivati da quel tipo di processi? Cioè dal fatto che quel tipo di processi cambiano l'esperienza in un modo piuttosto che in un altro. Allora, questa cosa è
questa è un'argomentazione un po' più strutturata, ma il senso è, vedete, uno dei problemi che rendono particolarmente complicata questa relazione tra i processi motori e che quello che noi pensiamo è che, detto proprio come lo direbbe un filosofo, il pensiero, cioè i nostri pensieri sono, per così dire, inferenzialmente integrati. È una cosa complicata per dire che cosa? Che tu cambi quello che credi? Se tu cambi quello che credi, è possibile che cambi anche le tue intenzioni, i tuoi desideri, no? Se tu credi che qualcosa sia fattibile o meno, il fatto che tu credi che quella cosa non è più fattibile, puoi modificare anche le tue intenzioni. È normale, è un sillogismo pratico, no? Banale. Ma il fatto che tu abbia certi processi motori che non sono parte di un sillogismo, non entrano in un'argomentazione, e ciò nonostante impattano sul tuo pensiero, ti fa dire, beh, ma com'è che è possibile che ci sia questa relazione? Allora, una delle idee è, questo problema è noto in letteratura, ma fa niente, possiamo sostenere, una delle ipotesi è che avvenga, come vi dicevo, attraverso l'esperienza, esattamente come le rappresentazioni visive, le rappresentazioni uditive plasmano la nostra esperienza e mi fanno vedere qualcosa, appunto, che c'è sul sofà o meno un gatto, è possibile che i processi motori facciano qualcosa di simile, insieme alle altre modalità, alle modalità sensoriali, naturalmente, ma modifichino, a parità di stimolazioni, di stimoli sensoriali, possono modificare il tipo di esperienza che ho. L'idea sarebbe quella di avere, per poter testare, come si può testare questa ipotesi? Perché naturalmente questa può essere una congettura filosofica, uno dimostra che è consistente, finita lì. Dal punto di vista filosofico basta che l'ipotesi sia consistente, cioè coerente, dai dei buoni argomenti per cui è possibile ipotizzare qualcosa del genere, è finita lì, ma a me non basta questo, non mi basta che l'ipotesi sia consistente, mi interessa anche vedere se è empiricamente motivata. E come si fa? Si può immaginare? Beh, l'idea è che fondamentalmente è possibile avere, per esempio, una situazione in cui io modifico il tipo di rappresentazione motoria che la gente ha e vado a vedere se con la modificazione di solo questo aspetto, con la clausola Cetris-Paribus, cioè tutto il resto rimane uguale, se cambia il giudizio percettivo che il soggetto dà. Fortunatamente, io ho pensato a lungo tempo su come fare questo esperimento, poi mi ricordavo che c'era fatto un esperimento simile e sono andato a vedere, e questo è un esperimento che ha fatto Luigi Cattaneo nel 2011, ed è un esperimento, lui l'ha fatto per altri motivi, ma per me è veramente interessante. È un processo di abituazione classico, in questo caso però è motorio sensoriale. Come funziona? I soggetti hanno una fase di un minuto, in cui devono compiere un'azione di avvicinamento o allontanamento. Hanno una vaschetta di ceci e fanno per un minuto avvicinano o per un minuto allontanano. Okay? E subito dopo aver fatto questo, devono giudicare, vedete le immagini sotto, se la mano che vedono avvicina o allontana. La cosa interessante è che la mano in mezzo è assolutamente perpendicolare sulla pallina, cioè ambigua. Un soggetto non direbbe né che, cioè se tu lo forzi a dire avvicina o allontana, i soggetti di solito al 50% dicono avvicina o allontana. Perché è ambigua, non c'è ragione nello stimolo dal punto di vista visivo di giudicarlo in modo diverso. Ma cosa succede? Che dopo l'abituazione, i soggetti che hanno abituato a pull tendono a giudicare la mano ambigua push. E i soggetti che invece hanno abituato a push tendono a vedere la mano ambigua come si avvicina. Cioè è un after effect percettivo classico, determinato però dal fatto che hanno fatto training. Tenete presente che durante il training loro non vedono mai la loro mano. È un'azione che senza visual feedback. Ma la cosa interessante è che se prima di giudicare il soggetto viene stimolato nella premotoria ventrale, area tipica di mirror, l'effetto scompare, cioè l'effetto di abituazione cambia. Perché? Perché ho modificato lo stato dell'osservatore. Prima gli ho indotto un'abituazione a push o a pull, questo gli ha dato un bias nel giudicare l'azione osservata in una direzione o nell'altra, lo stimolo ambiguo, poi do un single pulse a TMS, interrompo questo effetto di abituazione e ritorna come prima, 50%. Se vado sulla motoria primaria non succede niente, continua a esserci un bias.
La cosa interessante qui è che modifico la struttura del motore dell'osservatore e cambia in maniera contenuto specifico il giudizio che il soggetto dà. Se fa push dà a un bias per pull, se fa pull ha un bias per push. Secondo me questo è un dato molto interessante, al di là della storia del mirror, è un dato molto interessante su come ci possa essere, e la mia ipotesi è che quello che cambia è l'esperienza che il soggetto fa, così come è mostrato dal giudizio percettivo. Naturalmente se io potessi avere una misura dell'esperienza indipendente dal giudizio percettivo, sarebbe ancora più convincente. Vi faccio vedere, perdonatemi la rozzezza, qui dovrebbe, si chiama, è quello che è... Scusa, sì. Hai detto che si poteva interrompere, no? Certo, tutti possono interrompere. Per risolvere questo dubbio, no? Se c'è di avere una misura percettiva, una misura oggettiva dell'esperienza percepita, non basterebbe rifare quell'esperimento lì col giudizio del dito basandosi invece sul giudizio così generale sul tempo di reazione per darlo? Sì, però io avrei... In che misura tu pensi che questo mi dia una misura dell'esperienza che il soggetto fa? Presumibilmente, diciamo, minore è il tempo di elaborazione del soggetto per rispondere e maggiore è l'esperienza acquisita della... Ora, così è detta un po' semplicistica, però... Però hai sempre il problema che è sempre come lo riporta, perché comunque tu devi sempre, invece di dirgli push and pull, puoi dirgli schiaccia a destra, schiaccia a sinistra il più veloce possibile, però è sempre come lo riporta. Cioè, semplicemente tu hai una misura che ti dice quanto è rapido a farlo. Ok? Però poi, sì, lì c'è anche la misura dei tempi di reazione, puoi anche dire, lì l'idea, cioè un filosofo ti obietterebbe sempre che tu non puoi disaccoppiare il fatto che il bias sia sul giudizio piuttosto che sull'esperienza, cioè il soggetto in realtà ha l'esperienza uguale, non ha l'esperienza né di push né di pull, e il motorio agisce soltanto sull'aspetto di giudizio, sulla tua risposta, cioè lì l'idea è cambia l'esperienza che io faccio, cioè i due soggetti hanno un'esperienza diversa oppure no. Una cosa interessante è un altro esperimento che è stato fatto, perdonate la rozzezza, in realtà voi sapete bene che se mettete un'immagine dopo l'altra con un intervallo molto rapido potete dare una percezione di movimento apparente. Naturalmente io su un PowerPoint più di così non posso fare. Vediamo, non riesco neanche a farlo, dir la verità. Ok, se adesso vi faccio rivedere il movimento, sembra che la mano ruoti. Se io vi dicessi in quale verso ruota la mano, molto probabilmente voi mi direste, beh no, ruota nella direzione B, non nella direzione A. Nel verso A, perché il verso A, bravissimo, Ale, tutti a ruotare con la mano. Perché? Perché fate motor imaging. Perché nel momento che dovete risolvere questo problema, cosa fate? Fate motor imaging. Ma c'è un problema, nel verso A voi non potete ruotare la mano, perché biomeccanicamente è il contrario, viola la vostra biomeccanica. Se vuoi io te la ruoto in quella direzione, però te la spacco, e credo che non sia esattamente la cosa migliore. Mentre invece là, nell'altro senso funziona. Ok? Che cos'è interessante? Che se voi proiettate le immagini molto veloci, una dopo l'altra, in realtà non c'è un verso. Perché? Perché non è compatibile con qualunque simulazione, qualunque tipo di motor imagery o qualunque tipo di simulazione interna che un soggetto fa per capire il verso della rotazione. Ma se il tempo è sufficientemente lungo tra i due stimoli, i soggetti percepiscono più nella direzione B che nel verso B che nel verso A. Guardate, per esempio, questo è un esperimento che è stato fatto, spero di riuscire ad andare, ma non so perché ogni tanto... Ah no, sbaglio io. Cos'è stato interessante? In questo esperimento è stato fatto con soggetti sani e con due soggetti che erano amputati dalla nascita e che, non mi ricordo se erano dalla nascita o no, ma che comunque avevano, uno dei due aveva un phantom limb sensation per il movimento. E la cosa interessante è che aveva una parte preservata, parzialmente preservata, delle aree premotorie. Ora, la cosa interessante è che il soggetto senza phantom limb e senza limb, in realtà qualunque intervallo ci fosse tra le due immagini, percepiva sempre la rotazione nel verso più breve. Perché noi tendiamo sempre, il nostro cervello tende sempre a seguire il minimal path, cioè il percorso minore tra due punti, quando devi integrare l'informazione. Mentre invece i soggetti di controllo e il soggetto col phantom limb del movimento, no. Quando l'immagine diventa sufficientemente distante, l'intervallo di tempo cresce
ed è compatibile con l'esecuzione di quell'azione, tendono a percepire la rotazione non nel verso minore, ma nel verso più lungo, ma biomeccanicamente compatibile. Cioè ci sono dei vincoli motori che in qualche modo guidano l'esperienza percettiva dei soggetti così come è riportata dal loro giudizio. Questo è interessante perché se qualcuno di voi ha un po' di conoscenza del motor imagery sa che nell'immaginazione motoria il modo con cui noi immaginiamo di eseguire effettivamente un'azione è vincolata spazialmente, temporalmente e anche biomeccanicamente dal modo con cui noi eseguiremo quel tipo di azione. Cioè voi non potete immaginare di ruotare il capo di 360 gradi, mentre potete immaginare di vedere ruotare una pallina di 360 gradi. Non potete immaginare di ruotare una pallina di 360 gradi perché questo è contro i vostri vincoli biomeccanici. Potete immaginare di vederla ruotare. Infatti, molto spesso, nei computi di motor imagery è molto complicato perché i soggetti integrano l'informazione visiva con l'informazione motoria. Ma la cosa interessante è che esperimenti come questi ti dicono che cosa? Che processi motori o vincoli motori possono configurare il tipo di esperienza che fai e a parità di stimolo, perché lo stimolo qui è identico, ma soggetti con processi e risorse motorie diverse descrivono, almeno a livello di giudizio percettivo, la scena esperita in modo diverso. Ricordate, il gatto è sul sofà, il gatto non è sul sofà. Quale ragione di dire che il gatto non è sul sofà? Beh, lo vedo, non c'è. Quali ragioni di dire che la rotazione è da B, segue il pattern B dal pattern A? La vedo, e no, però ci sono soggetti che la vedono in una direzione, soggetti che la vedono in un'altra, a seconda del tipo di processi motori che hanno. Non spero di avervi convinto, ma quello che voglio farvi capire è che dal punto di vista concettuale non è banale, è tutt'altro che banale l'idea che processi di livello inferiore come quelli di tipo motorio, ma anche viscero-motorio, quello che volete voi, modifichino l'esperienza che noi abbiamo dell'azione che osserviamo. Molto velocemente, qualcuno di voi sa che cos'è mind reading? C'è una domanda sì, là. Sì, sì, scusami. Perché è un processo di abituazione. L'idea è che, come avviene anche nell'after effect visivo, l'idea è che l'assunzione sottostante è che le risorse che recluti durante il training richiedono una soglia molto maggiore per poter essere reclutate durante l'osservazione, mentre è più facile l'azione complementare. La stessa cosa avviene con i colori, con l'after effect per rosso e verde e via dicendo. Questo è il primo tentativo però di farlo motorio su sensoriale. Ed è in realtà ci sono altri esperimenti. Questo è l'unico però che ha combinato anche la TMS, state dependent, cioè che è andato a vedere poi che cosa succede se io dopo il training faccio la TMS. Nell'area, in aree, ci sono più aree di controllo e l'unica che toglie questo effetto è la premotoria ventrale. Questa è la ratio dell'esperimento. Noi ne stiamo facendo uno simile, ma sugli oggetti, e viene più o meno come questo. Questo però è più interessante, anche perché è il primo e va sempre citato. Chi fa le cose prima è meglio di te. Qualcuno di voi sa che cos'è il mind reading? È molto semplice, non è molto semplice, i filosofi si uccidono su che cosa sia il mind reading, ma per dirla in una battuta molto semplice, è la capacità che noi abbiamo di leggere nella mente degli altri, banalmente, di attribuire ad altri stati mentali, o stati se non mi piace la parola mentali, che permettono di spiegare il comportamento che loro hanno. Ti chiami? Perché Francesco oggi è qui? Beh, perché credeva che una bella conferenza, poi si è reso conto che così non era, adesso si alza e se ne va. Questo spiega il suo comportamento, ma il suo comportamento non sulla base fattuale, ma sulla base di quello che noi pensiamo che lui creda, desideri o speri. O spera, speri. Ok? E quindi noi queste cose le facciamo di continuo, pensate al gossip, non quando parliamo delle persone famose, ma quando ci facciamo gli affari degli altri, come si suol dire, no? Ed è una cosa che facciamo di continuo, molto spesso, che ci dà spesso molta soddisfazione o a volte meno, ma in cui il fatto che noi ragioniamo sugli stati mentali altrui è una prassi consolidata. Questo è mind reading. La cosa interessante è che però in letteratura, e come lo misuriamo, no? Credo che alcuni, se ci sono degli psicologi in sala, credo di dire delle cose note. Uno dei test classici per misurare se un soggetto è capace di attribuire
stati mentali ad alto, il cosiddetto test della falsa credenza. L'idea è molto semplice, immaginiamo due personaggi, chiamiamoli Sally e Anne. Sally o Anne, quello che volete, mette un dolce o qualcosa nella ciotola, nel contenitore a sinistra, poi esce, poi a un certo punto il contenitore viene spostato l'oggetto viene spostato nel contenitore di destra. Quando Sally rientra, dove lo andrà a prendere? In quello di sinistra o in quello di destra? No? Di sinistra. Se siete di destra, siete come i bambini di 2 anni che non passano il test della falsa credenza o avete qualche problema di autismo. Ma in realtà dovrebbe andare a sinistra. Perché va a sinistra? Perché lei crede che l'oggetto sia a sinistra. E perché è interessante che ci sia una credenza falsa? Perché se no io non posso distinguere se voi state usando quello che voi credete o quello che voi credete che lei creda. E il modo di dissociare queste credenze è soltanto se la gente in questione ha una credenza falsa. Voi avete la credenza vera che l'oggetto è nel contenitore a destra, ma lei ha la credenza falsa che l'oggetto è al contenitore a sinistra. Quindi voi vi aspettate che lei vada a cercarlo lì. Se vi aspettate che vada nell'altro, state usando la vostra credenza, non la loro. Se le credenze fossero entrambe vere, non c'è modo di dissociare. E da buoni psicologi che sapete bene la metodologia, andrete a cercare la spiegazione più semplice. E la spiegazione più semplice è non che state usando, attribuendo credenze al soggetto in questione, ma che usate le vostre. Quindi ecco perché c'è il test della falsa credenza, crea una situazione asimmetrica tra le credenze vostre e le credenze che si suppone abbia il personaggio in questione. Ora, una delle cose più interessanti in letteratura è che grazie al gruppo di Kovács, ungheresi che però poi erano nell'università della CEU, che adesso è a Vienna, per vari problemi politici, pare che le neuroscienze in Ungheria non vadano fortissimo, nulla va fortissimo in questo momento in Ungheria a livello di università, e si è visto che cosa? Che una situazione simile succede anche quando il soggetto non ha da attribuire nessuno stato mentale, non gli è richiesto nulla di tutto ciò. È un classico esperimento, immagino che appunto se ci sono degli psicologi lo sanno, in cui c'è un uso di un'informazione non rilevante per la risoluzione del task. Quindi il task è molto semplice, i soggetti devono guardare se la palla va dietro quella barriera e poi se pensano che la palla sia dietro quella barriera, appena si abbassa la barriera devono schiacciare un pulsante. Solo che 50% delle volte che loro si aspettano che la palla sia dietro c'è veramente, 50% delle volte no. Ma sulla scena compare un puffo che guarda, vede dove va la palla, esce e torna come la classica situazione della falsa credenza che avete visto prima. Ma il puffo e la credenza supposta del puffo è del tutto irrilevante per il task. Ma cosa succede? Anche se è del tutto irrilevante, quando il puffo crede che la palla sia dietro, si suppone che creda, e invece, cioè ha ragioni per credere perché ha visto che la palla è dietro, e invece la gente pensa che non sia dietro, il partecipante pensa che non sia dietro, ma la palla in realtà è dietro, il partecipante è molto più veloce a rispondere quando invece entrambi non pensano che la palla sia dietro. Uno dice, ma perché? Allora, noi quando ci aspettiamo che un oggetto ci sia, se io mi aspetto che un oggetto sia, e devo dire, schiaccia appena vedi la palla, se mi aspetto che ci sia sono molto veloce, se penso che non ci sia, sorpresa, sono più lento, normale, no? Proprio banale. Ma perché il fatto che il puffo creda che la palla sia lì mi rende più veloce, anche quando io non lo credo? E l'idea è, che hanno detto tutti questi autori, è perché c'è un mind reading automatico. Cioè noi attribuiamo stati mentali che influenzano la nostra performance anche quando non c'è bisogno. Wow! Ma che cosa vuol dire? Ecco, sul mind reading automatico c'è una letteratura sterminata e tutti, vado un po' veloce, hanno assunto che cosa? Che, questo è il video classico, guardate che bel puffone che c'è, qui era un disegnino, hanno assunto, vado avanti perché non voglio... Non so se si può saltare il video. Questo tanto per farvi vedere com'è la scena, no? Il puffo vede, la palla va dietro, lui si gira, se ne va, ma è del tutto irrilevante per il vostro compito, perché il vostro compito è, adesso la palla va, torna,
poi esce. Adesso io appena cade il puffo torna, adesso io devo dire c'è la palla, c'è, ma come non c'è? Non ci doveva essere, perché la palla è uscita. Però in realtà in questa condizione il soggetto è più rapido di quando il puffo invece non sa che la palla è lì, perché si dice la credenza del puffo lo rende più veloce. E questo perché noi, secondo loro, terremo ragione. Adesso non so come andare avanti, perché dal video non so come... Vediamo, ah sì, qui. Devo, purtroppo con i video bisogna andare avanti così. Ora, in tutte queste condizioni, l'idea è il puffo vede, il puffo crede e io implicitamente uso la credenza, perché noi pensiamo che in fondo credere è vedere, o diciamo vedere per credere. È un'ovvietà. E si è sempre assunto che il mind reading automatico funzioni esattamente come il mind reading esplicito. Vedi? Io attribuisco a Francesco, l'arteriosclerosi è veramente galoppante, ho un solo nome da ricordare e non me lo ricordo neanche, attribuisco a Francesco delle credenze perché vedo che Francesco vede qualcosa, Francesco vede che il bicchiere è sul tavolo e attribuisco, dato che lo vede, gli attribuisco la credenza che il bicchiere sia sul tavolo. Se lui non lo vedesse, gli attribuirei una credenza contraria, ovvio, come prima. Ma noi siamo sicuri che nel mind reading automatico funzioni così come nel mind reading normale? Cioè, diamo sempre per scontato che i processi automatici e i processi non automatici abbiano una sorta di isomorfismo a volte, perché li chiamiamo nello stesso modo, no? Pensiero automatico, mind reading esplicito, devono avere qualcosa di comune. Allora io mi sono domandato, ma se il puffo non vedesse niente, cosa succede? Cioè, e quindi ho rifatto l'esperimento facendo vedere una cosa di questo tipo. Puffo mette lì, poi si gira, non gliene frega niente di quello che succede, no? Va via, tutto torna come prima, lui torna. Tac. Ora, il puffo non ha visto niente di dov'è la pallina, non può sapere niente, quindi io mi aspetterei che una condizione di questo tipo non dà nessun effetto. E invece viene esattamente come se il puffo vedesse. Nel laboratorio abbiamo detto osti, non abbiamo detto proprio osti, ma abbiamo detto quello che dite voi quando arriva qualcosa che non vi aspettate. E dunque, delle due l'una, allora tutto l'esperimento è un artefatto, perché la logica non tiene. Qui il puffo non vede niente, come può avere delle credenze senza vedere? Se adesso io giro Francesco e lo giro dall'altra parte, e c'è o non c'è il bicchiere? Francesco, come può dirmi se c'è o non c'è il bicchiere? Non ha nessuna credenza, non vede, non ha nessun accesso a questo tipo di informazione. Come può farlo? Però, se voi notate, il puffo mette la pallina sul tavolo. E una delle cose che io mi sono sempre domandato di tutti questi test della falsa credenza è: ma il fatto che c'è qualcuno che agisce, che mette, è questo che innesca tutta l'attribuzione di credenza, o è il fatto che poi è lì un bel soggetto epistemico che guarda? Allora ho detto ai miei esterefatti collaboratori, che ormai si sono abituati, come mi ha detto una postdoc, prof, però le riunioni dal punto di vista teorico sono stancanti, stiamo 2 ore a discutere su dei dettagli minimi, abbiamo provato a farlo così. Cioè, il puffo entra in una gabbia, vede benissimo, vede tutto, ma non interagisce in nessun modo con gli oggetti circostanti, né può interagire. Ora, con grande nostra sorpresa, ma in questo caso anche giubilo, il risultato è che se il puffo si girava l'effetto c'era, ma quando il puffo non si girava, ma entrava dentro la gabbia, l'effetto scompariva. Cioè, non c'era più nessun automatico mind reading. Mentre se tu lo facevi esplicito, naturalmente i soggetti, quando il soggetto era girato, dicevano no, non ci può essere. Se gli chiedevi che tipo di credenza il puffo avevano, te la davano una risposta random, perché noi non davamo la possibilità di dire non so. E quindi credeva che che ci fosse la palla o no. Sì, no, davano a caso. Invece, quando era dentro la barriera, lo davano giusto, ma se gli facevi la domanda esplicita. Quindi nel mind reading esplicito andavano benissimo, cioè c'era mind reading solo quando il puffo vedeva. Invece in quello automatico c'era
tutte le volte che il puffo era presente poteva potenzialmente agire sugli oggetti, ma non c'era quando il puffo vedeva, ma non poteva agire. E quindi la mia ipotesi è che in fondo può darsi che il mind reading implicito, tenete presente che forme di mind reading implicito sono presenti nei bambini a 12, 16, 18 mesi, questa forma di mind reading è diversa dal mind reading esplicito, cioè non è puramente epistemica, dipende dalle modalità di interazione effettiva con l'ambiente. Ma questo ha un po' un senso, perché come pensiamo pensare di attribuire credenze di un qualunque tipo se parliamo di un agente che non ha modalità di interagire col suo ambiente? È chiaro che la nozione epistemica credenza non presuppone l'azione, ma chi ci dice che il nostro modo automatico di attribuire credenze sia totalmente epistemico? Chi ci dice che il bambino a 12 mesi, 18 mesi, non utilizzi invece la modalità di interazione come chiave per attribuire stati alla gente? Quella palla è la palla che la gente ha fatto. L'azione è cominciata dalla gente e finché la gente quell'oggetto è nella disponibilità della gente, la gente ha una certa relazione privilegiata con quell'oggetto. Se l'oggetto non è nella disponibilità, questo non è. È un'interpretazione. Quello che è interessante, di nuovo, partito da un'assunzione, il mind reading, vedere per credere, domanda, ma è davvero così? È sempre davvero così? Test. Naturalmente per un esperimento che viene, molte domande e molte messe in discussione di assunzioni non portano a niente a livello sperimentale. Molte volte ti dici, no, è così. Però almeno, come dire, rifletti sulle implicazioni che ci sono rispetto alle nozioni che si utilizzano. Credenza, la relazione tra vedere e credere, non è una questione che dipende dalle nostre misure sperimentali, non è qualcosa che noi possiamo guardare e la definiamo nelle relazioni tra neuroni e popolazioni di neuroni, sono nozioni che noi utilizziamo normalmente. La differenza tra testimone oculare o testimone che riporta la notizia senza averla vista è un classico del modo su cui è organizzata la nostra convivenza civile. Quindi vedete, sono nozioni che noi adottiamo, di cui a volte non abbiamo fino in fondo la consapevolezza. L'ultimo, sono andato veramente lungo, vi do solo 2 minuti, sull'azione congiunta. No, vai tranquillo, non ci sono problemi. No, ma tu mi insegni che c'è anche uno spam attenzionale. Io non vorrei finire nello spam dell'attenzione. L'azione congiunta è un tema in letteratura, non so se qualcuno di voi si è mai occupato di questo tema, estremamente interessante. Perché? Perché c'è l'idea che fondamentalmente la capacità di agire insieme agli altri è una delle caratteristiche della socialità umana. No? Noi abbiamo forme di azione condivisa che altre specie non hanno. Non siamo gli unici esseri sociali, naturalmente. Ci sono forme di organizzazione e interazione sociale molto elevata, ma non è che è una tesi non controversa, ma per alcuni, penso per esempio Michael Tomasello, una delle caratteristiche che abbiamo come specie umana è il fatto che abbiamo forme di azione condivisa, di azioni insieme, particolari. Prego. Ah sì, non c'è. Assolutamente, sono d'accordo con te, però con te o con lei, adesso io, se posso te, è simmetrico naturalmente, anche tu puoi dire te. Sono d'accordissimo, ma il punto, vedi, è che
un conto è il fatto che la presenza di un altro agente influenza il nostro comportamento, non c'è bisogno di fare degli esperimenti, per questo lo sappiamo nella vita quotidiana, comunque c'è moltissimi studi di psicologia sociale che lo dimostrano, anche quando la presenza dell'altro è irrilevante. Ma qui l'idea non è la semplice presenza dell'altro influenza il mio comportamento, ma l'idea è che il mio comportamento dipenda dal fatto che l'altro abbia delle credenze, e chiunque studia la nozione di credenza, non come mobile ma come stato mentale, sa, o almeno assume, che ci sono delle ragioni per credere qualche cosa, e una delle ragioni, o il modo classico, è il fatto che un soggetto veda. Tant'è vero che tutti i test della falsa credenza su che cosa si basano? Che un soggetto vede dove è l'oggetto, esce, e sulla base di dove ha visto lo va a prendere. Quindi vuol dire che crede che sia lì perché ha visto che è lì. Se tu chiedi a Francesco, Francesco, ma perché Sally quando è tornata è andata nel cestino a sinistra? Beh, perché credeva che fosse lì. Francesco, perché credeva fosse lì? Beh, l'ha visto, l'ha messo. Ma l'ha visto, ma è anche l'ha messo lì. Ok? Ora, in tutti i task c'è sia il fatto che un soggetto vede, ma se voi vedete, sempre il soggetto, la gente, insomma, il pupazzo, Sally Ann, tutti quelli che sono sulla scena, sono sempre nella disponibilità degli oggetti. Cioè, sono sempre alla loro portata di mano, nel loro spazio d'azione peripersonale, non sono lontani. Un bambino, se l'oggetto, se quando Sally torna sta a 10 metri dagli oggetti, io non sono convinto che risponda che va lì o va là. Io non sono convinto. Cioè, se l'oggetto non è lei che lo mette, ma lei è lontanissima, l'oggetto magicamente sta in un posto, c'è solo una relazione epistemica, io non sono mica tanto convinto che funzioni. Naturalmente con un adulto sì, ma i test con i bambini piccoli sono test non verbali, sono test dove si guarda quanto tempo guardano, quindi vai a vedere quanto sono sorpresi, cioè la delusione delle loro aspettative, non so più parlare l'italiano, scusatemi, le loro aspettative che vanno deluse, e quindi vai a vedere se guardano tanto, vuol dire che non si aspettavano che la scena andasse così, e tutti inferiscono sul fatto che assumono che perché nascano, si attribuiscano credenze, la gente non basta che sia presente, deve vedere. Io sono invece d'accordo con te, basta che sia presente, ma che sia presente nel senso che sia un potenziale attore della scena, non solo fisicamente presente, perché anche dentro il cage di Plexiglas è fisicamente presente, ma non è attivo. Sull'azione, grazie comunque per la domanda, molto pertinente, ti ringrazio. Sull'azione congiunta, che appunto si ritiene, non è, abbiamo forme di azione congiunta che sono specifiche nostre, c'è un problema grande come una casa, perché se voi guardate la letteratura sperimentale, fantastica, mette insieme tutta una serie di fenomeni che vanno dal fatto che noi tendiamo, quando siamo insieme agli altri, ad avere meccanismi più o meno simulativi o emulativi, a fenomeni, un esperimento famosissimo è quello delle sedie a dondola, hanno messo dei soggetti che dondolavano sulle sedie a dondola e dopo un po' si sono accorti che andavano tutti in sincrono. Ma non era richiesto, no? È la stessa cosa per cui voi tendete un po' anche a imitare, cioè mia mamma aveva questa grande caratteristica, che in qualunque posto andasse, dopo 2 secondi parlava con l'intonazione di quel posto. Era irritante. Se veniva in Toscana, parlava in un modo che persino un toscano dava fastidio, da come era simile. Ma dopo 2 minuti passavamo in Umbria e aveva cambiato la pronuncia. Aveva questo meccanismo di imitazione compulsiva, che è un forte elemento sociale, come potete immaginare, no? Ora, nelle neuroscienze cognitive, di questi fenomeni di coordinazione motoria non solo, di movimenti più o meno ritmici, ne hanno studiati una valanga. E tutti questi fenomeni sono chiamati azione congiunta. Perché? Perché si assume che l'azione congiunta come minimo richieda due persone, più di un agente, quindi due o più persone. Solo che se voi ci pensate bene, il fatto che ci siano due o più persone è una condizione necessaria, ma non sufficiente perché ci sia un'azione congiunta. Per esempio, io e Francesco possiamo camminare banalmente per le strade di Siena, uno a fianco all'altro, ma stiamo semplicemente andando incidentalmente nello stesso posto, ma né io, ma il mio scopo e il suo scopo possono essere anche diversi, ma possono essere anche incidentalmente simili. Ma questo non ci rende due persone che agiscono insieme, o meglio,
possiamo distinguere me e Francesco che incidentalmente andiamo da qui a non lo so, al Duomo? Come invece è una cosa ben diversa se io e Francesco decidiamo di andare insieme. Cioè, nel primo caso, se Francesco accelera, io non devo accelerare. Il mio obiettivo non è arrivare insieme con lui. Mentre nel secondo caso, se decidiamo che andiamo insieme, se Francesco accelera, io posso o accelerare o dirgli, Francesco, insomma, guarda che c'è una certa età. Rallenta. Oppure, perché? Perché in qualche modo nel secondo caso c'è un mutual commitment tra di noi sul realizzare un obiettivo che non basta che ci arrivi lui o che ci arrivi io, ci dobbiamo arrivare insieme. Incidentalmente vuol dire nello stesso tempo. Ma non è necessariamente questo. Il fatto che arriviamo nello stesso tempo non è necessario, perché possiamo pensare di fare un'azione congiunta dove le azioni sono diverse tra di loro. No? Di nuovo, io e Francesco decidiamo che stasera facciamo una cenetta e invitiamo degli amici. Francesco va a comprare delle cose, io vado a comprare delle altre. Ma può darsi la stessa situazione in cui incidentalmente Francesco va a comprare, che ne so, del Lampredotto e io vado a comprare del vino possibilmente buono. È il fatto che facciamo le stesse azioni nello stesso tempo e nello stesso spazio non rende l'azione congiunta. L'idea è che ci sia uno scopo collettivo. Ora, se voi andate a vedere, la domanda è: ma com'è che io faccio, testo sperimentalmente questa cosa? Perché non basta che ci siano due persone. Ci devono essere due persone che fanno l'azione, una semplicemente di fianco all'altro e non gliene frega niente di avere uno scopo comune, e altre due persone che invece lo fanno con uno scopo comune. Perché se no, se io ho soltanto due agenti, io non so se gli effetti che trovo sono rispetto all'azione collettiva o semplicemente di fronte al fatto che gli agenti comunque si influenzano nel loro comportamento. Se adesso voi uscite, al di là delle regole Covid, le vostre traiettorie influenzano reciprocamente l'una, sono influenzate l'una con l'altra, perché viva Dio, uno quando si muove tiene conto degli altri, no? O meglio, dovrebbe. Ma questo non fa della vostra un'azione congiunta, fa un'azione collettiva, vi alzate e uscite. Ma non immagino, non è che avete tutti l'obiettivo comune di fare qualcosa insieme, per cui se uno di voi non si alza, l'azione non viene realizzata. Ecco, da questo punto di vista io sono sempre stato sorpreso, perché in letteratura sull'azione collettiva, nel senso di tanti agenti, c'è una quantità di cose. Sull'azione congiunta, nel senso di un'azione in cui più agenti fanno delle azioni per realizzare uno scopo comune, c'è pochissimo. Perché c'è pochissimo? Perché manca la condizione di controllo. Se l'azione di controllo, la condizione di controllo è un agente verso due agenti, una persona verso due persone, io non so se quello che sto testando è il fatto che c'è un altro che agisce vicino a me e che quindi mi influenza, qualunque sia la cosa, oppure il fatto che noi stiamo agendo veramente insieme. E se poi io voglio studiare se c'è cooperatività o non cooperatività, non mi basta studiare uno verso due, devo studiare due che sono più o meno cooperativi e vedere che tipo di risorse posso individuare. Perché non si fa? Primo, perché probabilmente la definizione di azione congiunta che viene data in letteratura è talmente generale da non distinguere questi due casi, cioè camminare incidentalmente uno di fianco all'altro o con l'obiettivo comune. Secondo, perché è molto complicato, perché il secondo tipo di esperimento riduce le differenze di ordine e di grandezza in maniera notevole. Perché già semplicemente il fatto che io sono seduto di fianco a Francesco, la sua azione interferisce con la mia, non solo a livello fisico, ma anche a livello cerebrale. Quindi se io studio due persone che fanno lo stesso tipo di azione, ma una volta con uno scopo collettivo e l'altra volta solo con scopi individuali, rischio di ridurre le differenze in maniera notevole. Ma se io trovassi che non c'è differenza dal punto di vista cerebrale, posso dire, ok, tutto azione congiunta. Le neuroscienze non tengono conto, il nostro cervello non tiene conto di questa differenza. Ma se io trovassi una differenza, per quanto piccola, allora vuol dire che molta della letteratura che va sotto il cappello azione congiunta è semplicemente azione con più agenti, azione collettiva, azioni multiagente, tutto quello che volete voi, ma non congiunta nel senso di persone che lavorano insieme. Io un po' di anni fa ho fatto un esperimento, questi sono i vari esperimenti che sono fatti, ma in tutti questi esperimenti che sono stati fatti, bellissimi, Novembre, Sacheli, sono tutti esperimenti fantastici, ma c'è sempre uno verso due. Io non dico che questi esperimenti, guardate bene, la mia posizione non è che questi esperimenti non catturano un aspetto essenziale dell'azione congiunta,
ma non hanno una condizione di controllo tale che possa dire no, non è il fatto che sono due, ma è il fatto che sono due che lavorano insieme. Noi abbiamo fatto scusate, e chiudo, parte tutto. Abbiamo fatto una definizione, abbiamo l'idea, ci è costato un sacco di fatica, più il lavoro teorico che il lavoro sperimentale, le famosi paper sottomessi, sono voluti 4 anni, per quest'anno abbiamo avuto un momento di anno mirabile e sono usciti 3 paper, ma abbiamo iniziato 4-5 anni fa, ci vergogniamo tremendamente di tutto questo tempo, in cui abbiamo cercato di dare una definizione di azione collettiva, di azione congiunta, con l'idea che è un'azione in cui le azioni dei singoli individui realizzano uno scopo collettivo. E lo scopo collettivo è semplicemente dovuto al fatto che le azioni sono dirette collettivamente a questo scopo, cioè vuol dire che fondamentalmente non è semplicemente il fatto che siano dirette al loro scopo individuale, ma il fatto che c'è una interazione rispetto a questo, lo scopo definitivo. Banalmente, io e Francesco possiamo anche fare la stessa azione, per esempio portare le borse della spesa insieme. Io non so perché ho tutti questi esempi poco... I filosofi di un tempo facevano a pugni, usavano le pistole. Io mi vengono tutti questi esperimenti perché faccio questo di mestiere, porto la spesa, prendo i bambini e tutto il resto. Io e Francesco portiamo la spesa insieme. Naturalmente è una cosa molto diversa, semplicemente che io e lui usiamo accidentalmente fuori, perché in quel caso il suo scopo è portare la sua spesa, il mio è portare la mia. Nell'altro lui può, se mi si rompe un sacchetto, aiutarmi, ma non è agire insieme a aiutare. Perché il suo scopo non è portare il sacchetto con me, ma è aiutare me, mentre invece nell'altro caso possiamo portare la spesa insieme, che potrebbe essere semplicemente che ognuno di noi tiene un pezzo del sacchetto, oppure ci distribuiamo la spesa in maniera da portarla insieme. Il problema è che solamente se la spesa arriva a casa tutta insieme, lo scopo è raggiunto, ok? Mentre nell'altro caso a me non me ne frega niente se la sua spesa arriva a casa, è puramente accidentale che stiamo portando fuori l'oggetto, no? Prego. Non necessariamente. Allora, potete venire al microfono a fare le domande, così sentono anche quelli che sono in streaming. Non sento. Sì, però in questo caso difficilmente potremmo pensarla come un'idea di un qualche scopo collettivo, condiviso. Cioè l'idea è, questo potrebbe essere un fenomeno di coordinazione, come ce ne sono tanti, spontaneo, emergente. Non è poco interessante, molto interessante. Non solo lo specifico esempio, ce ne sono molti altri esempi. Ma la mia domanda è sull'intenzionalità esplicita... È un po' complicato, perché potremmo anche immaginare situazioni molto più semplici. Per esempio, uso Francesco perché è l'unico che non conosco. Francesco, mi perdonerai, sarai puoi andare a casa, direi, porco cane, volevo andare a casa prima, mi ha continuato e non ho potuto alzarmi. Immaginiamo che adesso io veda Francesco per strada che sta spingendo la sua macchina, no? Magari piccola. Lui non mi chiede niente, io comincio a spingere insieme a lui. No? Può essere all'inizio un aiutare, ma dopo un po' a un certo punto dobbiamo coordinarci. E anche se non ci siamo messi d'accordo, in qualche modo si realizza nel nostro fare l'idea che le nostre azioni sono dirette a uno scopo collettivo, far partire la macchina. Se per esempio Francesco non ha tolto il freno a mano, io mi irrito. Come lo stesso può succedere se io magari spingo male o via dicendo. Cioè arriva un certo punto in cui, anche se l'azione non è partita collettiva, magari lui non aveva neanche voglia che io lo aiutassi, poteva anche non avere, ma il modo in cui ci coordiniamo a un certo punto può essere in qualche modo coordinazione rispetto a uno scopo, e allora noi, che ne siamo consapevoli o meno, più o meno consapevoli, facciamo tutta una serie di
abbiamo un tipo di controllo sulle nostre azioni che non è semplicemente coordinato sul ritmo, ma che è coordinato rispetto allo scopo. Questo per me è importante, cioè che non sia semplicemente una sincronizzazione, ma una coordinazione rispetto allo scopo. Scusate, mi hanno detto dalla regia tecnica, bisogna venire a fare le domande qui al microfono, se no non... in streaming ovviamente non sento. Dicevo, la differenza sono svegliati. Tra l'azione congiunta e quella collettiva probabilmente sta proprio nel task, no? Cioè nel senso, nello scopo. Cioè se io vado a fare un'azione dove è necessario avere un'azione congiunta perché altrimenti non si raggiunge lo scopo, cioè, quindi forse anche nella fase sperimentale uno può andare a ricercare un task, uno scopo che non si raggiungerebbe con un'azione collettiva, ma si raggiunge solo con un'azione congiunta. Sì. E quindi diciamo forse è un po' questo quello che si dovrebbe impostare in una fase. Sì, di... però c'è un problema, perché se fai l'esperimento così non hai la condizione di controllo. Cioè okay, dell'azione non crei quella. E quindi noi abbiamo fatto un esperimento veramente banale, molto banale, e altri ne stiamo facendo, e posso dirvi che non sempre vengono, e quindi è anche una cosa molto interessante, si impara un po' di cose. L'esperimento che abbiamo fatto è abbiamo utilizzato un paradigma che in letteratura è abbastanza noto, che è quello di cerchi e righe, hanno sempre questi nomi. Vi spiego perché, però se ci provate a farlo mi diverte sempre molto. Immaginate di usate la vostra mano, di tirare una riga. No Francesco, bene, così su, tutta la mano così, ok, tutti, non solo lui, dai, ok. Adesso con l'altra mano iniziate a disegnare un cerchio contemporaneamente. Ecco, se io vi misurassi, beh lei non praticamente in esistenza, ma se vi misurassi la linea retta, dopo un po' che cosa succede? Succede quello che succede qua, cioè avreste, aspettate un attimo, avreste, vediamo se viene, qui non c'è, vediamo un attimo, no, non c'è. Allora, quello che succede è che se uno vi misura, per esempio se disegnate su un tablet così, avete una forte ovalizzazione, no? Lei neanche, cioè, no, lei aveva due cerchi. Però se qualcuno di voi è un pianista o ha delle, è possibile che abbia una indipendenza. Infatti nel modo per cui, perché ho detto a Francesco di non fare così, perché se si tiene bloccato allora irrigidisce e vincola il movimento, ma se uno lo fa a mano piena succede viene un'ovalizzazione molto forte. Poi alcuni un po' meno, chi per esempio è un c'erano due soggetti che noi non sapevamo che erano delle ragazze che suonavano al piano, zero ovalizzazione. No, i classici soggetti che ti rovinano l'esperimento, no? Ma tanto erano soggetti di controllo, che se ne frega. Però tornava perché erano completamente indipendenti nelle mani, cioè loro erano in grado di fare movimenti indipendenti. Cioè, noi sappiamo che da tempo sappiamo che i movimenti bimanuali non sono la semplice somma di due mani, ma è come se le mani agissero davvero insieme. Ma sappiamo anche perché abbiamo usato il cerchio e righe, perché il gruppo della Garbarini, insomma, di Torino, aveva fatto degli esperimenti con soggetti emiplegici con e senza nosognosia. E avevano visto che i soggetti nosognosici, se gli dicevano di disegnare una riga e gli dicevano disegna una riga, naturalmente con l'arto non plegico, adesso con l'altro arto disegna, gli mettevano una matita, disegna un cerchio. Loro, voi sapete che gli nosognosici non solo, almeno nel loro caso, non avevano nozione della loro lesione, ma addirittura se richiesti di fare delle azioni, non le compivano naturalmente con l'arto plegico, ma dicevano di averle fatte, no? E allora loro gli hanno fatto fare questo task e con grande sorpresa, mentre gli emiplegici naturalmente erano molto sorpresi quando gli dicevano di disegnare con l'altro arto, ma la linea rimaneva completamente dritta, gli emiplegici e gli nosognosici la linea si ovalizzava. Come se, e qual era l'idea della Garbarini e anche dell'Annaberti? Perché la loro idea è che in parte la nosognosia dipendeva dal fatto che ci fosse la plegia, ma una parte delle aree motorie fosse preservata, avessero la capacità ancora di pianificare l'azione come se fosse bimanuale, e quindi c'era l'effetto di ovalizzazione come bimanuale. Quindi l'effetto di ovalizzazione non è dato tanto dall'esecuzione effettiva, ma dal fatto che la gente rappresenta l'azione bimanualmente. Allora io ho usato questo task e mi sono domandato, ma cosa succede se due persone
disegnano cerchi e righe, uno semplicemente di fronte all'altro, senza alcuno scopo comune. Francesco disegna righe, io disegno cerchi, io disegno righe. Siamo di fronte a un computer, ognuno di noi disegna e vede il disegno dell'altro. Ok? Disegna su un tablet cerchi o righe con una mano e intanto vede il disegno dell'altro, vede l'altro che disegna cerchi o righe. Ok? Ma l'istruzione è guarda cosa fa l'altro mentre disegni. Ma ad altri soggetti abbiamo dato, il compito è esattamente identico, devono disegnare cerchi o righe, ma l'istruzione non è più semplicemente guarda l'altro, ma sei qui col tuo amico, eccetera, eccetera, Francesco, Paolo, Giovanni, eccetera, eccetera, avete l'obiettivo comune di disegnare insieme qualcosa. Per disegnare questo qualcosa insieme, a volte uno di voi farà cerchi, a volte uno di voi farà righe. Osserva quello che fa l'altro mentre stai disegnando. Quindi l'idea è, non è semplicemente l'azione uno parallela all'altro, ma tutte e due individuali, l'azione è collettiva, ha uno scopo collettivo, ma quello che i soggetti devono fare fisicamente è identico, disegnare cerchi o disegnare righe, a seconda delle istruzioni che gli vengono date. La cosa interessante, infatti, quando io ho mandato il paper e c'era la condizione sperimentale A, B e C, un revisore mi ha detto, guardate che la figura è sbagliata perché le tre condizioni sperimentali sono identiche, appunto. E invece è proprio così. Noi volevamo avere condizioni sperimentali identiche. Cioè volevamo che i movimenti, tutto fosse uguale, tolto le istruzioni, cioè tolto il mindset. In un caso uno agiva indipendentemente dall'altro, in un caso uno agiva insieme all'altro, ma l'esito, quello che facevano e quello che vedevano era identico. Questo per arrivare a quello che ti dicevo, cioè che non ci fosse una differenza nella struttura dell'esperimento, ma nel fatto che i soggetti avessero uno scopo comune piuttosto che no. Quello che abbiamo visto è che l'effetto di ovalizzazione c'era soltanto quando i soggetti avevano il compito collettivo, ma non quando avevano l'istruzione semplicemente guarda e fai. O meglio, c'era una differenza di ovalizzazione tra le due condizioni, perché un po' di ovalizzazione, un po' di interferenza c'era anche in guarda e fai, ma il fenomeno era molto più grosso quando c'era l'azione congiunta. Obiezione, tutto un fattore attenzionale. Se sai che devi disegnare con l'altro, stai più attento. Possibile? Molti teorici sostengono che l'azione congiunta è anche un'attenzione congiunta, incrementa l'attenzione congiunta, però c'era un dato che era interessante ed era la sincronizzazione, quell'effetto per cui io mi muovo con lo stesso ritmo degli altri. La sincronizzazione non differiva tra condizione joint e condizione parallel, cioè con lo scopo collettivo no, ma differiva se disegnavamo la stessa cosa o due cose diverse. Se indipendentemente che lo scopo fosse collettivo o meno, se tutte e due disegnavamo righe o cerchi, eravamo molto sincronizzati. Se disegnavamo uno cerchio e uno righe, bassamente sincronizzati. Quindi l'effetto di sincronizzazione si determinava nella somiglianza del disegno, ma l'effetto di ovalizzazione c'era soltanto quando lo scopo era collettivo. Naturalmente molti altri lavori devono essere fatti, anche per capire che bisogno abbiamo di rappresentare lo scopo collettivo, fino a che punto e quanto è profonda questa rappresentazione, riguarda il motorio, no, sì, molti altri lavori devono essere fatti. Però è interessante che se noi mettiamo a confronto questa condizione, due agenti con due agenti che lavorano insieme e due agenti che lavorano fianco a fianco, cioè io e Francesco che camminiamo incidentalmente a fianco uno vicino all'altro, o io e Francesco che andiamo insieme in un posto, c'è una differenza, almeno a livello della cinematica dell'azione c'è una differenza, probabilmente c'è anche a livello cerebrale. Il problema qual è? È che è molto più piccola, perché se io confrontassi l'ovalizzazione con l'azione fatta solo come una mano, l'effetto è molto più grande. E uno direbbe, ah, ho trovato l'azione congiunta. No, tu non sai se l'ovalizzazione è determinata dal fatto che ci sono due agenti o due agenti che disegnano insieme. Da dove è venuta questa idea di fare queste condizioni? Dal fatto che se voi leggete i filosofi, io capisco che non è molto popolare in questi giorni dire se leggete i filosofi, lo so, ma se leggete i filosofi tradizionali, insomma, non quelli che parlano oggi, e vedete gente come, non so, Bratman, Searle e altri che si sono occupati di azione congiunta, è frustrante perché loro non iniziano mai con una definizione, ma iniziano con degli esempi.
E uno dice, ma perché questi esempi? Perché prenderli paradigmatici? E tutti gli esempi sono sempre. Un esempio classico che è diventato famosissimo di Searle, immaginate di essere in un parco e improvvisamente vedete delle persone che si alzano insieme e che corrono verso un luogo, tutti insieme. Stanno eseguendo una coreografia. Insieme stanno eseguendo, ognuno corre verso un luogo e questo tipo di corsa è una sorta di coreografia. Ora immaginate la stessa scena di gente che improvvisamente si alza e corre via insieme e va in un riparo, esattamente come prima, ma adesso perché sta per scoppiare la piovere. Se voi guardate semplicemente i movimenti, dice Sir, tra le due azioni non c'è niente di diverso. Ovvero, fa il filosofo, assumiamo che le due azioni siano assolutamente identiche. Che cos'è che le differenzia? Il fatto che all'inizio gli altri hanno un'intenzione collettiva, uno scopo collettivo, mentre nel caso della gente che si alza dalla pioggia, ognuno cerca riparo, anche se poi i movimenti possono essere identici nell'altro caso. Cioè azioni parallele ma individuali verso azioni collettive. È pieno in letteratura, perché i filosofi non hanno altro modo di precisare quello di cui loro parleranno facendo questo insieme di esempi. Poi guardi la letteratura scientifica e dici, però questi esempi non sono rilevanti, perché nessuno in letteratura si è mai occupato di studiare l'azione congiunta in questo modo. Ecco, ecco quello che penso a volte di assumere. Poi può darsi che questo tipo di studi ci porterà soltanto a dire che solo una minima classe di azioni o per una finestra temporale molto breve con un effetto specifico e via dicendo è presente in un caso piuttosto che in un altro. Però ci porta a introdurre un nuovo fenomeno da studiare, perché in letteratura questo non era un fenomeno specifico, in letteratura scientifica. C'è un effetto sulla letteratura teorica? Sì, perché se noi abbiamo ragione, e mi piacerebbe andare avanti anche con Simone a fare queste, professor Rossi, scusate, queste cose, avvalendomi, e non solo su lui, ma anche delle tecniche e delle competenze straordinarie che ci sono qui, se dovessimo scoprire appunto che ci sono differenze a livello del sistema motorio, beh, avremmo fatto un passo che dal punto di vista teorico non è così banale. Perché? Perché i filosofi pensano che sia tutto questione di processi di alto livello la coordinazione nell'azione congiunta. Il motorio è, come dice spesso il mio collega, mindless physiology, cioè pura fisiologia. Non ha, sì, è interessante occuparsene, però su questo tipo di problemi non rilevante. Se invece noi abbiamo ragione, non è mindless physiology, probabilmente è uno delle componenti essenziali dell'azione congiunta. Vedete che, come dire, poi il filosofo, il teorico, dai dati sperimentali impara tantissimo, perché è vero che la filosofia può aiutarvi a eliminare alcune delle vostre assunzioni tacite, ma anche la filosofia è piena di assunzioni tacite e molte della ricerca sperimentale aiuta, che voi lo sappiate o meno, che ne siate consapevoli o meno, aiuta enormemente anche la riflessione teorica. Grazie mille. Grazie, grazie mille davvero Corrado. Fra l'altro, se vi è piaciuto questo seminario, come credo sia stato, vi volevo anche ricordare che il professor Sinigaglia insieme al professor Rizzolatti ha scritto un libro bellissimo, tradotto in un sacco di paesi europei, che si intitola Specchi nel cervello, come comprendiamo gli altri dall'interno. Quindi potrebbe essere un'altra di quelle letture che vi ho consigliato a lezione per le vacanze di Natale, ce l'avete già abbastanza piena in questo senso. Allora, inizio io, ci abbiamo tempo per qualche domanda. La prima la faccio io perché l'ultima cosa che hai detto mi ha sorpreso molto, no? Cioè che i filosofi considerano il sistema motorio, diciamo, come hai detto? Mindless physiology. Ma forse si dimenticano che noi, voglio dire, il sistema motorio lo utilizza, è alla base della nostra vita di relazione, no? Cioè il gesto è un sistema motorio, il linguaggio è un sistema motorio, quindi forse se la pensassero da questo punto di vista magari potrebbe aumentare un po' la loro considerazione da un punto di vista della complessità anche mentale e cognitiva del sistema motorio. Hai ragione, ma c'è molta difficoltà a distinguere tra
le funzioni legate al movimento e l'idea che il sistema, che i processi motori non si esauriscono nella produzione di un movimento. Cioè l'idea che fondamentalmente la capacità di agire, di interagire, abbia degli effetti sulla conoscenza, nessuno dubita questo. L'idea è che però questi effetti non dipendano tanto dall'esecuzione effettiva del movimento, ma dal fatto che tu elabori un certo tipo di informazione in formato motorio, in termini motori, è una cosa più complicata. Tieni presente che fondamentalmente la filosofia che si è orientata verso le neuroscienze cognitive è in realtà una filosofia che si è orientata verso le scienze cognitive, non le neuroscienze cognitive. E dalle scienze cognitive classiche, come tu sai, non è che il tema del motorio, delle aree motorie, dei processi motori fosse così centrale, anzi. No, però a me sembra sorprendente che non lo sia, perché quando si programma un movimento volontario non è che si programma solo il gesto, ma soprattutto se ne prevede le conseguenze, no? Cioè io posso premere un bottone senza significato o posso premere il bottone rosso che fa scattare l'allarme atomico nel mondo. Il gesto è lo stesso. No, esatto, però un filosofo ti direbbe, è proprio questo l'esempio che mi dice che il motorio in sé è irrilevante, perché quello che dà il significato a quel gesto è l'intenzione, cioè tutto quello che viene prima e via dicendo, no? E quindi il fatto che tu abbia, in fondo, non è che, io uso l'espressione mindless physiology perché tendo un po' a fare una caricatura della riflessione filosofica, però l'idea è fondamentalmente questa, quello che conta è quello che noi pensiamo dell'azione. Sì, poi come la eseguiamo, non è che è irrilevante, perché naturalmente è importante che l'azione stia in una certa direzione con quello che pensiamo, ma per il filosofo tutto il problema dell'azione, tolto alcuni filosofi, ma per molti filosofi tutto il problema dell'azione è, e in particolare dell'azione intenzionale, è quali sono le condizioni per cui si dà qualcosa come un'intenzione e in che modo l'intenzione sta in relazione con l'azione, punto. Questo è. Ma l'azione fatta di movimenti e l'idea che tu possa avere una rappresentazione motoria dell'azione a differenti livelli fa parte di una letteratura che non c'è, ma anche l'idea dell'esperienza, che la tua esperienza possa essere influenzata, è molto difficile. Io mi ricordo anche colleghi molto attenti all'aspetto neuroscientifico mi dicono sempre: ma figurati, l'esperienza è fatta da qualità sensoriali, il resto, cioè, sono gli effetti dell'azione quello che ti dà l'esperienza, non il fatto che tu la rappresenti in un modo piuttosto che un altro. Però se tu prendi molte patologie dove tu puoi vedere soggetti in cui l'unica differenza che... Per esempio gli anosognosici e gli emiplegici non anosognosici. Non è che hanno deficit, almeno i soggetti che studiavano Anna Berti non avevano deficit di visione, non avevano deficit di tatto, avevano tutte le modalità sensoriali esattamente identiche come gli altri, eppure riportavano un'esperienza illusoria, ma pure un'esperienza sempre era. La riportavano diversa e l'unica o la principale differenza che avevano erano il modo in cui processavano l'azione motoricamente. Naturalmente questo non vuol dire che solo quel tipo, perché poi c'è l'errore sempre di dire questo tipo di processi determina un tipo di esperienza. No, io dico semplicemente che a parità di condizione è possibile che una differenza di questo tipo di processi ti cambi il tipo di esperienza che hai e ti porti ad avere un giudizio, cioè il modo in cui tu pensi un'azione sia avvenuta è diverso oppure no dal fatto, seconda del tipo di processi che hai. Questo secondo me è un punto concettualmente non banale, non banale. Certo. Ci abbiamo domande? Vieni. Salve, volevo chiederle, negli esperimenti che lei ha descritto, insomma, la vista viene privilegiata un po' come organo sensoriale, è semplicemente perché è più comodo o è semplicemente perché è più comodo o c'è un motivo specifico? No. Grazie. No. Grazie. Allora, negli esperimenti che ti ho mostrato è semplicemente perché gli esperimenti a cui ci si riferiva, dove si introducevano delle manipolazioni, utilizzavano la vista.
ma non credo che sia. È naturalmente ovvio che è il principale modo di accedere, ma non ho nessuna idea che questo. Ho fatto dei lavori con il gruppo di Lucca sui ciechi della nascita, e noi trovavamo che avessero o non avessero sviluppato, per esempio, esperienze visive, rappresentazione dello spazio per il personale identico, codifica delle affordance identiche, in uditivo, senza visivo naturalmente, o in altre modalità. Loro poi hanno sviluppato anche molti altri studi, trovando per esempio risposte nelle aree visive primarie, in ciechi dalla nascita, per cui è anche questo è un elemento molto interessante, sulla base di che cosa noi codifichiamo, classifichiamo delle aree come aree visive, sulla base dello stimolo, sulla base del network, sulla base che tipo di codifica immaginiamo che avvenga, che tipo di codifica avviene anche se quel tipo di stimolo non si presenta. Lì c'è una serie di discussioni estremamente interessanti, anche fatte con dei concetti che per me a volte sono un po' complicati, amodale, sopramodale, crossmodale, che sono temi di questa letteratura, che è un po' complicato. Dal punto di vista concettuale non è sempre chiarissimo, per esempio, la differenza tra modale e sopramodale, cioè una modalità superiore o una non modalità nell'informazione sensoriale. Però credo che le risposte, per esempio, mirror, non sono, nel primo esempio, nell'azione, non sono, è chiaro che gran parte degli esperimenti sono fatti con la vista, ma anche con l'udito, nei ciechi dalla nascita, fatti con l'udito, stesse aree, stesse risposte, quindi no, non darei una modalità sensoriale, cioè non credo che siano ristrette a quella modalità sensoriale, che poi negli esperimenti sia quella dominante, beh, mi sembra anche naturale. Un'altra domanda, se vieni qua, grazie. Sì, no, mi scusi, in realtà è in parte una ripetizione della domanda appena fatta. Mi chiedevo, circa il discorso delle modalità, in particolare per quel che riguarda la modalità uditiva, mi chiedevo la maggior parte, in qualche modo, delle maniere per, cioè, dei tipi di segnali che si veicolano con la modalità uditiva, sia se penso magari al segnale linguistico principalmente, ma in realtà anche altri segnali paralinguistici, la risata, il pianto, mi sembra forse realizzino una, come dire, un intreccio un po' più inestricabile fra quello che è l'aspetto percettivo, quindi appunto udire qualcosa, e l'aspetto motorio, quindi interpretarlo sulla base in qualche modo del pattern motorio che serve per produrlo. E quindi mi chiedevo, secondo lei, questi tipi di evidenze di una certa necessità di rivalutare l'aspetto motorio dovrebbero anche insegnarci qualcosa circa appunto come interpretare quei segnali particolarmente intricati che sfruttano il medium vocale e in particolare come interpretare poi soprattutto il linguaggio, insomma. Allora, sul linguaggio è davvero un terreno minato, perché sull'uditivo in senso stretto, cioè su suoni che sono più o meno specificamente correlati a delle azioni, non ho dubbi. Sul linguaggio è complicato, perché dipende che cosa intendiamo innanzitutto per linguaggio, e dipende soprattutto che cosa intendiamo analizzare, cioè se è la componente semantica, se è la componente fonetica, se è la componente sintattica, se è la componente motoria, cioè proprio di movimenti legati per esempio a aspetti più o meno fonetici e via dicendo, perché c'è molta complicazione su questo punto, molta sovrapposizione negli esperimenti, e c'è stato un momento e per un lungo tempo, ancora adesso c'è una parte consistente di ricercatori che è legato più o meno alla cosiddetta teoria motoria del linguaggio parlato, cioè l'idea che il fatto che tu possiedi processi e rappresentazioni motorie facilita la codifica dell'informazione, però non è chiarissimo quali aspetti di questo tipo di informazione, no? Ci sono degli studi che dimostrano, che suggeriscono, che indicano che se tu ascolti
dei verbi di azione o dei sostantivi legati all'azione, hai delle risposte a livello motorio, se leggi degli enunciati o dei verbi d'azione, hai risposte nel sistema motorio. Però lì poi subentra un aspetto non banale, che è l'interpretazione del dato. Cioè, alcuni pensano che questo tipo di attivazione faccia parte della elaborazione del significato dei concetti, e sono un po' tutti quelli che hanno una interpretazione embodied dei concetti o di una parte dei concetti. Naturalmente molti obiettano che non è tanto la rappresentazione concettuale, perché in realtà la rappresentazione, cioè tu misuri il modo con cui viene elaborata l'informazione concettuale quando tu vai a vedere come i concetti si compongono tra di loro, non prendendoli isolatamente. E quindi il fatto che, per esempio, alcuni concetti cambiano il loro significato, no? E che la composizionalità è la caratteristica principale dei concetti, non la rappresentazione. Io ho un po' questa idea. A me non piace tanto tutta la discussione, perché è veramente complicata, perché ci sono troppe cose che non sono controllate indipendentemente l'una dall'altra. Se la mia idea ha un senso, io non penso che il fatto che quando leggi quel tipo di enunciati o quei tipi di verbi hai una risposta a livello del motorio, quello è il significato del concetto. Penso che sia più una specie di attivazione che serve a indicarti il riferimento del concetto, cioè il tipo di azione. Se tu o meno sei capace di eseguire quel tipo di azione, tu hai una specie di indicazione che ti rinvia a quel tipo di azione. Non è parte del significato del concetto, è parte del riferimento. Banalmente, se Francesco mi dice ma io non capisco che cosa voglia dire nuotare, gli dico: Francesco, gli faccio una pantomima, è questa roba qua, ecco, un po' è come se i processi motori funzionassero così, tu hai il concetto e i processi motori, se sai compiere quel tipo di azione, ti danno un riferimento, ne hai una copia interna. Se non la sai compiere, non lo so, se io posso parlare di azioni estremamente complesse, di cui non ho la più pallida idea, andare a cavallo, io non so neanche da che parte comincio. Ho una famiglia in cui vanno tutti, tolto me. Io pago, è il mio ruolo. Posso leggere un libro attraverso altri concetti? So che cosa vuol dire andare a cavallo, ho il concetto, so costruire frasi dotate di senso col concetto andare a cavallo, ma non ne ho una rappresentazione motoria. Se Francesco mi dicesse che cos'è andare a cavallo, Sto pantomimando un cavallo che salta, un cretino che salta, ma non sono capace. È la stessa cosa per cui a lezione facevo un esempio sulla moto image e dicevo: immaginate che questo sia un accordo, e uno studente in prima fila mi dice: professore, non è niente quella roba lì. Io glielo prego, io sono un pianista, non è niente, perché per io non so neanche farlo un accordo, perché io non lo posso pantomimare. Devo dirgli: immaginatevi che stia pantomimando un accordo. Ok, ma non è un accordo di niente, perché non so farlo. Se qualcuno di voi ha una capacità di suonare il piano, il violino, qualcosa, viene qua e può pantomimare 18 accordi o una sonata intera, ok? Questo è per l'idea. Io ho il concetto di fare un accordo, certo ho il concetto, sono in grado di fare degli enunciati dotati di senso. So mettere questo concetto al posto giusto in degli enunciati. Come si fa a dire che uno che non ha la rappresentazione motoria non ha il concetto? Non vuol dire niente, perché uno può benissimo avere tutti i concetti, essere in grado di fare tutti gli enunciati che vuole, in maniera sensata. Altro è avere quella copia interna, se vuoi, quella sorta di pantomima che ti identifica il referente di quel termine. Ecco, io penso che sia più questo, più che i concetti incorporati, non incorporati, perché di nuovo tutto dipende dalla nozione di concetto. Io ho assistito spesso a delle discussioni, e alzavo sempre la mano e dicevo: scusa, che nozione di concetto usi? Non hai, e nel senso che tutti dobbiamo, ma mi spieghi che cos'è un concetto? Che differenza c'è tra un concetto? Qualcosa di generale. Non lo so, cioè anche noi abbiamo rappresentazioni che sono sufficientemente generali senza necessariamente essere concettuali. Rappresentazioni mnemoniche che possono avere anche organismi poco sviluppati dal punto di vista cerebrale. Possiamo anche attribuire anche a loro dei concetti, non è un problema, però li dobbiamo definire. Oppure in letteratura un grande problema è termini astratti o concreti. Vi capiterà spesso di sentire i termini astratti. Che cos'è un termine astratto? Particella è un termine astratto o concreto? Perché in realtà è una componente elementare della materia, quindi dovrebbe essere concreto. Ma per chi fa esperimenti è un termine astratto. Se dici particella nel cervello, nel tuo sistema motorio, non succede niente. E quindi
molto spesso queste categorizzazioni, questi termini, non dico che le ricerche non siano interessanti, sono molto interessanti, però il problema è che si usano delle nozioni che, come dire, che tu ne sia consapevole o meno, ci sono implicazioni notevoli sul fatto che usi un certo tipo di nozione piuttosto che un'altra. Allora io vi consiglio sempre, quando fate, soprattutto se andate a fare un talk in un contesto dove magari ci sono altre persone di altre discipline, una mossa retorica che è: uso questa nozione in senso, in un'accezione ateorica. Sono neutrale, ma assumo, cercherò di farvi mostrare che qualunque sia l'accezione teorica che voi avrete, il mio esperimento funziona. Però deve funzionare davvero. Quindi se no, dite, sono neutrale, se voi mi date un'accezione del termine perché non funziona, abbiamo guadagnato entrambi, perché so che funziona solo per tutte quelle accezioni, tolto quella. Guardate che non è uno scherzo, è anche l'idea di capire l'ambito di validità delle cose che state studiando e la valenza concettuale, perché la vostra ricerca ha delle implicazioni non solo empiriche. Se fate neuroscienze cognitive, ha sempre implicazioni concettuali, più o meno grandi. L'importante è esserne consapevoli. L'ultima domanda, che poi dobbiamo abbandonare l'aula. Mentre lui viene, volevo sottolineare come oggi credo si sia imparato tutti di quanto è fondamentale pensare bene un esperimento, no? Anche prima di cominciare a farlo, non arrivando ai tempi biblici dei filosofi, però diciamo individuare bene soprattutto le condizioni di controllo all'interno di un esperimento che altrimenti, che senza una condizione di controllo è valida, può, diciamo, rendere inutile qualsiasi idea brillante che è avvenuta allo sperimentatore, no? Questo è un aspetto che in neuroscienze spesso è sottovalutato. Gli sperimentatori più brillanti, secondo me, sono quelli che hanno brillanti condizioni di controllo. Io sempre, ci sono un paio di persone che sono, non condivido niente di quello che scrivono, però ogni volta che vedo i loro esperimenti dico chapeau. Ma per gli esperimenti, le condizioni di controllo più che l'esperimento in sé, cioè l'attenzione a isolare il fenomeno che vuoi spiegare. Scusa. Ecco. Buonasera, intanto grazie mille. Volevo chiedere una cosa che mi interessa particolarmente, è una domanda molto generale. Lei diceva, c'è un po' questa, diciamo, ansia, no, di trovare i correlati neurofisiologici delle nozioni che usiamo, non so, anche in psicologia ingenua, volontà, interesse, intuizione. Ecco, mi chiedo intanto che, a livello proprio quantitativo, cioè quanto è importante nella ricerca delle neuroscienze questo aspetto di trovare i correlati neurofisiologici di questi concetti, diciamo, comuni. E mi chiedevo anche, è una battaglia persa oppure c'è possibilità di generalizzare dal punto di vista neurofisiologico queste cose? E perché, diciamo, questa domanda nasce da, l'intuizione che magari una descrizione il più possibile accurata anche dal punto di vista neurofisiologico possa essere utile, non so, mi viene da pensare nella psicologia, anche nella cura clinica, per dire. Sono due cose diverse quelle che dici. Allora, la prima è, io non sono affatto contrario alla ricerca di correlati neurali, per l'amor del cielo, anzi, penso che sia la cosa più interessante e affascinante. Quello che dico è attenzione alla chiarificazione concettuale. Non penso però neanche, come molti filosofi pensano, che l'attività sperimentale cominci quando i concetti sono chiari. Perché secondo me questo è un'assunzione non necessaria. Per me molti ricercatori fanno benissimo a fare le loro ricerche senza avere fino in fondo chiari i concetti, perché i concetti si chiarificano anche attraverso l'attività sperimentale. Però ci sono dei momenti in cui la ricerca entra in un impasse, perché le persone usano concetti in modo diverso e quindi manca il terreno comune. Hai fatto un esempio? Quello della volontà. Pensate a tutti gli esperimenti di Libet sull'intenzione, o libero, poi messo come libero arbitrio, dimentichiamoci per un momento tutta la parte sul libero arbitrio, ma sull'intenzione. No? L'idea che
io vado a vedere che cosa succede quella frazione di secondo prima all'interno del cervello, vedo che nel segnale G c'è il famoso picco, eccetera, eccetera, il readiness potential è più o meno, avviene 200 millisecondi prima che il soggetto riporta l'intenzione di agire e quindi il cervello elabora l'intenzione di agire prima che, eccetera, 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 tutta la storia, no? Non siamo liberi, il cervello ha già deciso per noi, metteteci in prigione. Però se uno poi entra nel dibattito, innanzitutto la prima domanda che uno si fa è: ma siamo sicuri che, perché c'è tutta una discussione naturalmente sul fatto che il readiness potential, per il modo con cui si misura, che è una media sul segnale, che se tu non la fai, che sono fluttuazioni stocastiche, bla 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 bla. Quindi c'è tutta una letteratura che discute sul fatto di come tu misuri quella cosa lì, che non è banale. Ma poi c'è una letteratura che dice, scusate, ma chi ti dice che stai misurando l'intenzione? Perché è la decisione che il soggetto matura prima dell'azione. Ma se tu vuoi misurare l'intenzione, devi andare a vedere che cosa succede quando il soggetto agisce e quando non agisce, ma ha l'intenzione di agire. Ah, ma questo non c'è per la libertà. Se io voglio studiare l'intenzione, la condizione di controllo non è quando lui non ha l'intenzione, ma quando ha l'intenzione non agisce. E quando ha l'intenzione agisce, e quando agisce e non ha l'intenzione. Se no non so se sto misurando l'intenzione. Semplicemente sto misurando l'azione, un evento fisico. L'azione ha una fase overt e una fase covert, cioè una fase di pianificazione. Ma che cos'è un'intenzione? Per un filosofo un'intenzione è uno stato separato dall'azione che ha una relazione particolare con l'azione intenzionale, ma ci può essere anche senza azione. Perché viva Dio, noi abbiamo un sacco di intenzioni a cui non corrispondono delle azioni. Solo uno tutto ciò che intende fa, è il Santissimo. E c'è tutta la teologia sull'onnipotenza esattamente nella coincidenza. Ma se tu non hai, e quindi che controllo hai? Nessuno. Liber non ha un controllo. Ma poi non ha neanche un controllo su un'azione che non è intenzionale. Perché tu mi devi far vedere un'azione senza intenzione. E dov'è? Non c'è. Lui fa solo una sola cosa che lui ha, è la correlazione tra quando il soggetto riporta l'urgenza di muoversi e l'effettiva misura del potenziale di prontezza, non so, readiness potential, non so. Su questo esperimento è stata costruita una teoria, ma se uno fa una domanda, io ho alzato una volta la mano e ho detto, scusi, ma il controllo dov'è? Cioè, dov'è il controllo dell'azione intenzionale? Ma lì è partita subito la questione del fatto che tu potevi usare una misura cerebrale come predittiva del fatto che la gente facesse un'altra cosa. Ma questa è un'altra roba. Questa è un'altra roba. Questa è, posso usare una misura cerebrale, quale che sia, segnale G, segnale fMRI, quello che vuoi, come predittore dell'azione che farà un agente? Va bene, interessante. Però poi che predittività hai? È uscito un esperimento, non abbiamo free will, 54% di casi posso individuare quale azione farai, una su due scelte, ma io Francesco le prossime azioni che lui farà senza guardare il cervello le prevedo al 70-75%, prevedo che quando abbiamo finito di parlare si alzerà a una certa ora, uscirà probabilmente a bere qualcosa con qualche amico e via dicendo, devo guardare il cervello. Cioè, capite cosa vuol dire? Chiaramente è molto interessante capire se ho una misura cerebrale che ha un'alta predittività per vedere se c'è o non c'è un processo decisionale, se in soggetti, per esempio, che non possono comunicare, tutto quello che vuoi. Ma anche l'esperimento in sé è interessante, non dico che non sia interessante, ma le implicazioni. Le implicazioni derivano dal fatto che tu assumi tutta una serie di cose, banalmente che prima di un'azione intenzionale c'è un'intenzione. So what? E perché deve essere 200 millisecondi prima, 300 millisecondi prima, 600 millisecondi? Perché l'idea è che l'intenzione c'è quando ne sei consapevole. Ah, ma questa è una teoria. Molti filosofi ti direbbero che non c'è bisogno della consapevolezza dell'intenzione per avere un'intenzione. Capisci? Cioè sono tutta una serie di... Questo non dice che l'esperimento di Libet è una stupidaggine, non voglio dire questo, minimamente. Ho molti dubbi su come si misura, ma non voglio dire questo. Voglio dire che le implicazioni, come passa nella letteratura, ha tutta una serie di assunzioni che sono sui concetti che utilizzi.
L'altra cosa che hai detto, e chiudiamo, è sul fatto di poterne fare a meno. Questa in filosofia ha una, è una posizione nota con eliminativismo. Patricia e il marito, che non mi ricordo mai, Paul, credo, Churchland, hanno questa idea, cioè l'idea che in fondo, prima o poi, noi questi, non elimineremo mai i concetti della psicologia del senso comune nella vita quotidiana. Viva Dio, non è che torni a casa dalla tua compagna o a casa, sono arrivato tardi perché è l'insula. Ti pigli una sberla, guarda, provaci, io ho provato a farlo. Non funziona. È l'insula, l'amigdala. Non funziona. Quindi dirai, non so, avevo eccetera eccetera. Però loro sostengono che in realtà dietro quei concetti sono semplicemente dei costrutti, delle forme che in realtà dietro le quali poi piano piano la scienza o le neuroscienze identificheranno delle strutture cerebrali, dei pattern cerebrali, per cui in realtà paura non è quella cosa che pensiamo noi, paura è un insieme di stati, di reazioni, di dicendo. Questo è quello che sostiene Patricia Churchland. Ad oggi io però non mi sembra che nelle neuroscienze cognitive il linguaggio della psicologia del senso comune è stato espulso, anzi lo vedo trionfante. Ma ogni volta che un qualche neuroscienziato deve convincerci della bontà dei suoi risultati, usa le categorie del senso comune. Allora, questo non è un male necessariamente, l'importante è come lo fai e anche le implicazioni che riesci a trarre. Perché ti ripeto, a seconda di come tu usi queste categorie cambia anche il modo con cui tu indaghi all'interno del cervello. Nel caso dei processi motori, e chiudo, è molto più facile perché non sono nozioni di psicologia del senso comune. Un termine come rappresentazione motoria è un termine classico della teoria fisiologica del motorio, che nasce in un determinato momento, che c'è un articolo meraviglioso all'inizio degli anni '80 di Marjane Rowe, che spieghi in che senso questo termine viene utilizzato e fa parte di tutti quei termini che vengono utilizzati nelle scienze per, come dire, introdurre delle variabili all'interno del sistema che ti aumentano il potere esplicativo. Come spiego il fatto che il comportamento diretto a scopi ha questa capacità di anticipare l'esito dello scopo in maniera tale che ho un controllo motorio? Posso pensarlo sul fatto che ho una rappresentazione motoria dello scopo, bla 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 bla. Poi non so se nel cervello ci sono, ma sono degli strumenti teorici che sono definiti all'interno di una teoria e che svolgono una funzione esplicativa. Se tu parli di rappresentazioni motorie, nessuno capisce niente. Non è una categoria della psicologia del senso comune. Se parli di paura, desiderio, terrore o credenze, invece la gente pensa di sapere bene, ha la propria esperienza, usa la propria esperienza per capire. Il problema della paura, dei sistemi, questo qui è un problema molto complicato, perché in letteratura non sai mai, quando uno parla paura sta parlando dei meccanismi che codificano potenziali danni all'organismo o se sta parlando del feeling effettivo di paura che qualcuno sta provando. Allora lì come lo misurano? Nel ratto, come lo misuri? Certo che se uno scappa pensi che abbia paura, però sono tutte associazioni del modo di pensare della false psychology, della psicologia del senso comune, che va benissimo, funziona. Daniel Dennett diceva sempre è molto meglio usare queste categorie che altre nello spiegare il comportamento, perché altre sono meno interessanti, funzionano meno e ci danno meno capacità di predizione. Però bisogna sapere che le stiamo usando. Bisogna avere la consapevolezza e sapere che a volte certi impasse della ricerca sono dovuti al fatto che non ci capiamo sui concetti che usiamo. Mentre, secondo me, non c'è nessun bisogno che un ricercatore debba fare un corso di filosofia analitica di chiarificazione del concetto per partire. A volte i concetti, una volta chiarificati, sono poco interessanti. Quindi io, nonostante sia un filosofo della scienza, sostengo, la storia della scienza ci insegna che la gente ha fatto ricerca spettacolare con concetti confusi. Pensate a tutta la storia del calcolo infinitesimale che viene definito da Cauchy. Ma una volta che è stato definito da Cauchy matematicamente in modo preciso, la storia ormai di Newton, Leibniz e tanti altri era bella che finita. No? E pensate che in quell'epoca, mi ricordo c'era un libro, un articolo meraviglioso che mi ha fatto leggere tanti anni fa Giovello, filosofi come Hobbes o altri si scannavano sul fatto che ci fossero quantità evanescenti che tendevano a zero ma non erano zero. Inconcepibile, non esistono. Cioè, in realtà, dal punto di vista concettuale, Hobbes aveva ragione. Leibniz, Newton, parlavano di cose che erano inconsistenti concettualmente. Però chi ha vinto?
e ben prima di quando è arrivato Cauchy. Ecco, anche nelle neuroscienze cognitive ci sono cose che sono inconsistenti o apparentemente poco chiare, ma poi si capiscono nell'operazione, nelle misure, nel modo in cui fai gli esperimenti. Infatti io cerco sempre di spiegare ai miei studenti, non leggete gli abstract degli scienziati, non leggete l'introduzione. Incominciate dai metodi, cercate, è da lì che state capendo cosa sta facendo veramente un ricercatore. Poi il resto è marketing scientifico, parte del marketing scientifico. Grazie, grazie mille Corrado. Abbiamo un giovane studente qui che è il nostro magnifico rettore. Buonasera a tutti, scusate l'interruzione, ci tenevo a ringraziare il nostro ospite per questo interessante seminario, ci tenevo anche a scusarmi per non essere stato qui sin dall'inizio, ma avevo un altro impegno al piano di sotto e si è protratto più a lungo di quanto pensassi. Ho ascoltato forse la seconda parte di questo seminario che ho capito essere stato molto, molto ricco e anche stimolante per tutti voi e davvero lo ringrazio per aver passato queste ormai quasi due ore in compagnia nostra e dei nostri studenti. Permettetemi, siccome ho sentito parlare anche un po' di filosofia, io sono un biologo per cui non credo di poter passare per voler tirare l'acqua al mio mulino, ma ci tenevo a dire a voi, avendo una cinquantina di ragazzi qui davanti, che ormai da un paio di anni noi all'Università di Siena organizziamo un corso, lo chiamiamo corso trasversale di filosofia, aperto a tutti gli studenti dell'Ateneo, che ovviamente da crediti e possono essere utilizzati per i crediti liberi. Il corso si intitola Saper pensare, l'attualità della filosofia, vi partecipano diversi filosofi e per chi di voi fosse interessato il corso si terrà nel secondo semestre, potete cercarlo sul sito dell'Università di Siena, il titolo è Saper pensare. Grazie ancora Corrado e grazie a voi e buon fine settimana. Si inventò due anni fa, solo che appena si inventò pandemia, e quindi, però è stato fatto online nei due anni accademici, ora si ritrova a ripartire un po' mezzo presente mezzo online. Ovviamente è stata il progetto più a base, no? Però non si parla di